signori, buonasera. Piacere di vedervi numerosi, veramente abbiamo questa sera a noi un vero regalo del CAI Centrale, perché abbiamo un personaggio che io non ho bisogno di presentarlo senz'altro, perché ogni socio del CAI non può non conoscere il professor Salsa per quell'anima che ha portato nel nostro sodalizio, perché la sua ispirazione nell'ambito di quello che noi leggiamo adesso nel nuovo Decalogo, nella riscrittura del Decalogo, ma in tutti i suoi scritti, credo che effettivamente il ruolo del CAI nazionale, con chi lo ha rappresentato con questa ispirazione, ha dato anima al corpo del CAI. Il corpo, la materia, credo non può avere alcuna possibilità di rappresentarsi se non c'è l'anima. Ebbene, professor Salsa, con soprattutto la parte culturale che è riuscito a sviluppare e a trasmettere a tutti noi attraverso le sue opere e il momento della sua presidenza del CAI, come glielo dicevo prima, è più che mai attuale in questo mondo globalizzato, dove la cultura unica, le monoculture, pare debbano prevalere su quello che invece non può assolutamente consentire la presenza di un uomo come protagonista dell'ambiente, come un protagonista che deve vivere nell'ambiente e quindi avere il rapporto corretto e la possibilità di creare quelle condizioni di vita che vengono solo da questo pensiero e da questa profondità dello spirito che chi ci parlerà stasera veramente ci trasmetterà di nuovo, ecco, questo momento. Averlo a Udine, io lo ringrazio veramente che è venuto, e grazie a chi ha creato le condizioni perché venga, perché no, per noi è un evento veramente importante. Io lascerei la parola all'amico Tony perché possa anche lui portare un saluto alla nostra sezione. Grazie, buonasera a tutti. Anche per me è un grande piacere avere questa serata qui a Udine. Ringrazio appunto la SAF per ospitare questo evento e ringrazio anche la TAM per l'impegno che ci ha messo appunto nel valorizzare un po' quelli che sono le linee guida del nostro sodalizio, no? Noi come gruppo regionale abbiamo cercato di diffondere un po' questo tipo di decalogo, aderendo anche a un'iniziativa che poi è partita dal CAI Veneto, nel senso che c'è stata una ristampa di questi volumi che abbiamo cercato il più possibile di mandarvi le sezioni, no? In cui appunto questa ristampa anche noi con la regione abbiamo voluto fare. Alcune copie appunto sono qui, per chi non le ha, comunque qualche sezione la vuol chiedere, ovviamente ne abbiamo. Ecco, io ringrazio tutti quelli che sono impegnati, mi fa piacere essere qui stasera con la Libra, e lo vedremo anche nei prossimi giorni, domani, che c'è un evento anche importante a Tormezzo. I Kramars fanno un'iniziativa dei 20 anni della loro attività, per cui hanno chiesto anche l'apertura di questa serie di iniziative appunto con Annibale, per questo abbiamo sfruttato questa occasione per poterlo avere qui con noi. Annibale, che conosco da tanti anni, abbiamo avuto modo di incontrarci in occasioni abbastanza, per me, molto interessanti, e che appunto mi hanno sempre fatto seguire un po' le cose che lui delle sue linee aveva cercato sempre di seminare all'interno del CAI ma anche fuori. Bene, buon ascolto a tutti e grazie. Filippo Di Donato, presidente della CCTA. Saluto qua. Grazie. È particolare per me questa serata, anche questo momento qui ad Udine, soprattutto perché con grande interesse sto seguendo le vicende legate a questo nuovo bidecalogo, e poi la soddisfazione di vedere adottare, portare avanti queste diciamo, riflessioni in un contesto come quello che ci vede oggi qui presenti, tra l'altro con Annibale che ringrazio anch'io personalmente, perché in questo periodo davvero
si sta sovraccaricando, insomma, di impegno in questa direzione. Pensate che nell'arco di poco meno di 12 giorni ci siamo visti a Bologna, poi a Padova, poi a Darfur, a Borio Terme e poi oggi qui ad Udine, e mi sa che non si ferma la vicenda. Io ritengo che un alfiere migliore per quello che riguarda il discorso del bidecamerismo non ci possa essere, e soprattutto mi sembra che i tempi siano anche giusti, perché come è stato detto è indispensabile oggi prendere consapevolezza di quello che ci attende. Come Club Alpino Italiano possiamo davvero tanto. Io rifletto molto su questo tema del Club Alpino Italiano e della tutela dell'ambiente, con una considerazione che dovrebbe portare alla invisibilità proprio della tutela. Oggi non se ne può più fare a meno, perché è un dato inequivocabile quello che noi abbiamo di fronte, e contestualmente il Club Alpino Italiano può davvero molto in questa direzione. Allora l'auspicio è che attraverso questi documenti, ecco, il bidecalogo è uno strumento che però va interpretato, va attualizzato, va tradotto proprio in termini di buone pratiche, e vediamo anche l'eccezionalità di quest'anno, perché sul tema proprio del bidecalogo c'è anche il 2017, l'agenda del Club Alpino Italiano, che è legata proprio alle buone pratiche. Allora, con l'augurio di trovarsi in montagna fattivamente come momento operativo, attraverso però la contaminazione, quella che può essere la circolazione delle idee, io vi ringrazio e ritengo che anche questo mio peregrinare dall'Abruzzo fin qui su ad Udine, insomma, valga decisamente la pena, e è al maggiore. Grazie. Del professor Salsa per i pochissimi che ancora non lo conoscono. Allora, come è già stato detto, è stato presidente generale del Club Alpino Italiano dal 2004 al 2010, ha partecipato alla nascita del primo bidecalogo, siamo nel 1981, ed è stato invitato a presentare il nuovo bidecalogo all'Assemblea dei Delegati di Torino del 2013. Qualcosina del bidecalogo pare lo sappia. Il professor Salsa è antropologo, ha insegnato antropologia filosofica e antropologia culturale presso l'Università di Genova. Nella sua attività di studioso, di ricercatore, si occupa di tematiche che riguardano l'antropologia del turismo montano, la genesi e la trasformazione delle identità delle popolazioni delle Alpi. Ha presieduto il gruppo di lavoro Popolazione e Cultura della Convenzione delle Alpi, gruppo di lavoro a cui ha partecipato anche il nostro presidente Zambon in rappresentanza della rete dei comuni Alleanza delle Alpi. Il professor Salsa è membro accademico del gruppo italiano scrittori di montagna, il GISM, è autore di articoli e saggi su riviste scientifiche specialistiche e riviste di divulgazione scientifica anche internazionali. Con il saggio Il tramonto delle identità tradizionali, spaesamento e disagio esistenziale nelle Alpi, nel 2008 ha vinto il Cardo d'Oro del 37esimo premio ITAS del libro di montagna, ed è un premio che annualmente viene assegnato in occasione del Trento Film Festival. È membro dell'Associazione Culturale di Sivelli, un'associazione costituita da docenti, da ricercatori dell'Università di Torino, che ha lo scopo di contribuire alla rinascita culturale, sociale, economica delle Alpi occidentali. È membro del comitato scientifico della Scuola per il Paesaggio di Trento ed è membro anche del comitato scientifico della Fondazione Dolomiti UNESCO, e come ha avuto modo di scrivere in altri casi, il suo ricco curriculum non finisce qui. Lascio la parola al professor Salsa. Grazie. Purtroppo l'età non mi consente di assecondare con un grande desiderio, che è quello di stare in piedi e di guardare tutti in viso. Quindi, se mi consentite, mi siederò un attimo, poi magari quando finirò, se ci sono degli interventi, sarò ben felice. Allora, volevo dire, io amo molto i rapporti personali, i rapporti umani, perché nella società dell'anonimato, della spersonalizzazione, l'unico valore che noi dobbiamo difendere e portare avanti è proprio quello delle relazioni interpersonali, in carne ed ossa, quindi non mediate da, sì, anche per ragioni strumentali, dagli strumenti informatici e digitali, però quando ci si guarda negli occhi è tutta un'altra cosa, di questo rimango sempre.
E quando vado in giro, anche nelle sezioni del Capapino, mi ritrovo, cioè è una rimpatriata, mi ritrovo a incontrare amici datati come me, che conosco da tanto tempo, ma anche giovani che si avvicinano a questo sodalizio e che lo interrogano sulle sfide della contemporaneità e soprattutto sulle sfide del futuro. Ecco, la montagna rappresenta uno dei laboratori su cui si può giocare la sfida del futuro. Dico del futuro, ma sarebbe meglio che dicessi dell'avvenire, perché senza cadere nei bizantinismi formali, nelle sottigliezze, eccetera, c'è un filosofo francese, Virilio, che era anche urbanista e architetto, che diceva: ma forse è meglio usare il termine avvenire piuttosto che futuro, perché il futuro c'è comunque, come c'è il passato e come c'è il presente. L'avvenire invece è qualcosa di diverso, è un futuro che si riempie di contenuti. Allora io preferisco usare il termine avvenire, perché il futuro è una categoria del tempo, direbbero i filosofi, io ho fatto anche il filosofo prima di fare l'antropologo, e c'è comunque. Invece l'avvenire è un qualcosa di concreto, non di astratto. La montagna è un laboratorio, è sempre stato un laboratorio, non è che lo sia da oggi. Anche i nostri antenati, 1000 anni fa, quando parlo della Pontina, che conosco meglio, ma questo vale anche per tutte le montagne, vale anche per la dorsale appenninica, le Alpi sono state, dopo il 1000, soprattutto a partire dal 1100, un grande laboratorio poetico. Questo è un aspetto che spesso viene dimenticato, direi addirittura ignorato dalla storiografia scolastica. Voi non trovate un libro di testo delle scuole, ma neanche monografie dell'università, di spese, eccetera, che portino alla luce questo grande aspetto. Le Alpi sono state un grande laboratorio politico, perché per la loro posizione geografica strategica, no? Al centro dell'Europa, e quindi tra nord e sud, come collante, come cerniera tra nord e sud e tra est e ovest, no? E hanno giocato un ruolo importantissimo. I politici del tempo, a differenza spesso dei politici di oggi, hanno capito che la partita per la politica europea si doveva giocare sulle Alpi. Se voi pensate alle reminiscenze scolastiche al Sacro Romano Impero Germanico e alle, diciamo, le scelte politiche che sono state fatte dall'imperatore, no? Centrale, capite ad esempio perché sulle Alpi si sono creati i presupposti per le forme di autogoverno. Tante forme di autogoverno. Le prime democrazie, vero, in epoca premoderna, sono nate sulle Alpi. Dopo, va bene, la grande stagione greca della democrazia ateniese, ma le Alpi sono state un banco di prova veramente importante. E oggi noi parliamo spesso di buone pratiche, ma le buone pratiche noi non è che dobbiamo inventarcele ex novo. Basta studiare la storia, andare a vedere i documenti, leggere gli archivi. Io ne ho passati tanti di questi archivi comunali, ecclesiastici, cantonali in Svizzera, eccetera, dove viene sempre fuori l'idea che l'uomo delle Alpi è un uomo libero, in quanto i contadini delle pianure erano servi della greva, erano soggetti a un potere accentratore e autoritario. Ecco, questo è il punto importante. Ora, ancora oggi, vero, nonostante che come età moderna la montagna sia stata messa ai margini, io contesto il concetto di marginalità della montagna, lo sapete, lo dicevo anche dal precedente, ci sono dei buoni testimoni. La marginalità della montagna non è un dato geografico, è un dato culturale, politico. Dipende dal punto di vista da quale ci collochiamo, capite? Allora, un luogo diventa marginale se il decisore, chi esercita l'autorità amministrativa e politica, sta fuori. Se sta fuori, a quel punto un luogo diventa marginale. Se invece sta dentro quello spazio territoriale, eccetera, il luogo diventa centrale. Ora, dal 1100 fino al 1400 le Alpi erano il centro dell'Europa. Dalla fine del 1500, dal 1600, eccetera, hanno cominciato a diventare periferia. Fino alla crisi profonda di natura demografica, amministrativa, eccetera, eccetera, che hanno poi costretto i montanari a spopolare le montagne e quindi ad andarsene, ad abbandonarle.
Voi avete qui le Alpi orientali, nell'Alpe Adria abbiamo esempi come la Carnia, abbiamo esempi, no, in cui lo spopolamento è stato molto, molto marcato. Domani si parla dei Kramars, ma che Kramer, i Kramer, eccetera, a seconda delle diverse declinazioni, erano persone che andavano, non è che emigravano in via definitiva, c'era un'emigrazione stagionale, e poi rientravano a fare i fini dell'inizio dell'estate. Invece con l'età moderna questo rapporto tra esterno e interno della montagna si rompe e la montagna diventa margine, periferia e quant'altro. Io ho fatto questo preambolo per dire che cosa, non è che ci sia scritto questo nel Bidacalo, però dobbiamo tenere presenti questi aspetti. Oggi nella società che ha perso il senso del limite, no? Quello che i sociologi chiamano la società del no limite, deve ritrovare attraverso la montagna un banco di prova e quindi un laboratorio per ripensare il senso del limite. Questo lo diceva già Goethe, che diceva che la montagna è la maestra del limite, che la montagna è una maestra, no? Silenziosa, che genera discepoli silenziosi, quindi non fa tanto clamore, ma dà degli esempi di buone pratiche che sono applicabili. Allora, la parola bidecauro è una parola che rimanda quasi a un riferimento biblico, pensiamo alle tavole della legge, allora, diciamo che si presenta come qualcosa di forte dal punto di vista normativo. E si è cominciato a parlare di bidecauro nell'ambito del Club Alpino Italiano a partire da Brescia nel 1981, però chiaramente questo testo normativo doveva essere aggiornato, rivisitato. Voi sapete che i tempi oggi precipitano, c'è la velocizzazione della storia, come è stata definita da qualcuno, è talmente forte, è talmente veloce che le identità cambiano nello spazio di un mattino. È una provocazione, è un paradosso, ma è così. E quindi i documenti vanno aggiornati, i tempi cambiano, le situazioni cambiano, l'ambiente naturale cambia, il rapporto uomo-ambiente cambia, eccetera, eccetera. Per cui dopo 30 anni è arrivato il momento, anche se per arrivare al nuovo, l'ultimo bidecauro, si è passati attraverso altri atti normativi come la Carta di Verona, come le tavole di Courmayeur, eccetera, eccetera. No? Ecco, tutti tentativi di adeguamento a una situazione in fiere, in divenire. Allora, diciamo, facciamo una premessa. Il Club Alpino Italiano che titoli ha per parlare dell'ambiente? Questa è una riflessione che secondo me va fatta. Cioè, quando si fa parte di un'associazione bisogna conoscere le nervature storiche, bisogna conoscere la nascita, l'evoluzione, eccetera. Dicevo già in altri contesti cittadini, sezionali, eccetera, che il Club Alpino Italiano ha sempre avuto nel suo DNA associativo, nel suo DNA culturale, la vocazione per la tutela dell'ambiente. Ha sempre avuto la vocazione per la conoscenza, prima di tutto, ma non ci può essere tutela se non c'è conoscenza. Io non posso tutelare un qualcosa se non lo conosco, perché altrimenti la riflessione sulla tutela diventa un esercizio retorico, diventa un'enunciazione di principio, una petizione di principio, eccetera, eccetera. Quindi la conoscenza è la base di tutto. Il corpo associativo, chi aderisce spontaneamente al sodalizio come il Club Alpino Italiano, deve sicuramente avere prima di tutto il bisogno di conoscere, no, il terreno su cui vado per operare. Perché il Club Alpino, l'attenzione all'ambiente è un'attenzione che deriva da frequentatori, quindi da persone che in qualche modo calpestano il terreno. La posizione del Club Alpino non può essere una posizione di idealizzazione della natura e di idealizzazione dell'ambiente, come è accaduto in qualche periodo, in qualche momento, perché il socio frequenta l'ambiente, quindi noi non possiamo interpretare la protezione della natura in termini di intangibilità e di non profanazione. Perché lo diceva il critico d'arte inglese, che era stato uno dei primi soci del Club Alpino di Londra, no? John Ruskin, diceva che le montagne, per non alterare, bisogna guardare da lontano. Quindi non devi neanche entrare nella valle, ti metti nella pianura cisalpina, come Friuli, come Lombardia, del Veneto, e guardi da lontano. E questo è una forma di contemplazione. Lui era un critico d'arte, era un pittore, eccetera, eccetera, e diceva l'unico modo è quello di non calpestare.
e credo che questa sia una posizione estrema, perché tutti noi che amiamo la montagna vogliamo andarci, ma l'atto di andarci implica delle regole, come sempre accade, è come se dicessi per risolvere i problemi della viabilità in città, qualcosa io non uso più nessun mezzo di trasporto. Voi capite che siamo al paradosso. Allora, come andarci? Ecco, il problema, questo problema, i soci fondatori del Club Alpino se ne sono sempre posti, perché i primi atti concreti, operativi dei padri del Club Alpino italiano sono stati proprio quelli di andare in montagna e guardarsi attorno e cercare di porre rimedi a quel processo di inizio di degrado ambientale che già inizia nell'Ottocento. Non è che il degrado della dissoluzione delle, diciamo, di un equilibrio ecologico nella montagna sia un qualcosa che è riconducibile al secondo dopoguerra. Inizia con la rivoluzione industriale, quindi già nella seconda metà dell'Ottocento noi abbiamo questo tipo di percorso. Non a caso il Club Alpino, a cominciare da quello di Londra e poi andare avanti, il Club Alpino svizzero, il Club Alpino italiano, il Club Alpino austriaco, il Club Alpino francese, l'ultimo tra quelli europei, è vero, nascono dalla cultura industriale. Questo dobbiamo tenerlo ben presente, nascono dalla rivoluzione industriale inglese, non a caso il primo sodalizio nasce a Londra, e poi da lì si sviluppano nei paesi più industrializzati d'Europa. Più industrializzati d'Europa che in qualche modo vedevano nella montagna un luogo di sfruttamento, perché chiaramente erano gli anni in cui nascevano i primi opifici, no? Il nostro fondatore è espressione di una tradizione familiare degli opifici industriali del Biellese. E quindi in Italia la rivoluzione industriale è cominciata in Piemonte e si è allargata nel cosiddetto triangolo industriale, Torino, Milano, Genova, e da lì che parte l'idea di fare un Club Alpino. Normalmente questo non accade nei paesi di tradizione agricola, di tradizione non industriale. I Club Alpini sono figli della cultura industriale, non dimentichiamolo questo, altrimenti faremo delle falsificazioni, no? Ma perché? Perché la borghesia illuminata dell'Ottocento aveva capito che la montagna non doveva essere vista solo come luogo di sfruttamento delle materie prime, soprattutto l'acqua, no? E la forza motrice derivante dall'acqua, ma poteva essere visto anche come luogo di evasione dello spirito, come luogo di evasione del fisico, eccetera, eccetera. Allora, si doveva in qualche modo garantire un equilibrio ambientale che rischiava di essere alterato. Questo lo sapevano bene i fondatori, perché erano industriali. Fondatori industriali o scienziati. E quindi sapevano benissimo che bisognava salvaguardare un patrimonio come quello montano, e per farlo bisognava sensibilizzare, fare un'opera di sensibilizzazione culturale, educativa, pedagogica, come aveva capito da noi Quintino Serra. Cioè Quintino Serra dice che il Club Alpino deve svolgere una funzione pedagogico-educativa, deve formare i giovani, la famosa lettera ai giovani è significativa, perché possano rinforzare la loro forza fisica, ma soprattutto la loro forza morale. Ecco, questo è un passaggio. Allora qui entra in gioco l'etica. Entra in gioco l'etica, che è poi la base fondante del Pidacalogo. La base fondante del Pidacalogo non è il diritto, ma è l'etica. Perché il Pidacalogo è un codice normativo di tipo morale. Quindi è un codice di autoregolamentazione, dove il corpo sociale, che aderisce spontaneamente, non per forma impositiva, ma per libera scelta, aderisce spontaneamente a una filosofia di frequentazione del territorio montano che comporta e implica degli atti di responsabilizzazione personale e sociale. Quindi è basato sulla responsabilità individuale e sociale. La responsabilità sociale, individuale e sociale rimanda a una visione etica. L'etica riguarda i principi, la morale riguarda le applicazioni pratiche dei principi. Non sono la stessa cosa, l'etica e morale. Ecco perché il codice è etico-morale.
perché riguarda i principi fondanti di natura etica e riguarda gli atti concreti applicativi dei principi etici, cioè il comportamento morale. E quindi è perfettamente in linea con la tradizione del sodalizio, perché negli atti, nei documenti originali del Club Alpino, è vero, non si parlava in maniera esplicita di tutela dell'ambiente. Io rivendico anche, se volete, di aver contribuito al dibattito legato al cambiamento della nomenclatura, della denominazione. Voi sapete che anch'io ho fatto parte della vecchia commissione di protezione della natura alpina, ma ritenevo che avevo lanciato questa idea di cambiare denominazione, perché protezione della natura alpina è diverso da tutela dell'ambiente montano. Non è questione di, non è un gioco di parole, le parole sono come i sassi, pensano, e quindi bisogna capire che se noi parliamo e ragioniamo in termini di una logica veramente conservazionistica e protezionistica, rischiamo di fare un discorso salutiero, no? Tra anime belle, come diceva il filosofo Hegel. Invece qui c'è un problema di sporcarsi le scarpe, di sporcarsi le... Allora, di fare i conti con la realtà concreta. Allora, la realtà concreta rimanda al concetto di tutela ambientale, però, che poi vedremo come secondo me, come secondo gli orientamenti del sodalizio va applicata, che in qualche modo uscisse da una visione puramente salutiera, intellettualistica, astratta, eccetera, per tradursi invece in atti concreti di frequentazione dell'ambiente. Dicevo, le carte del sodalizio, delle origini, non parlano in maniera esplicita, ma attuano dei comportamenti e degli esempi, di comportamenti esemplari, che consistevano ad esempio nella raccolta di studi scientifici sugli ambienti naturali delle Alpi e degli Appennini, che riguardavano ad esempio opere di allora urgenti e strategiche di rimboschimento, perché alla fine dell'Ottocento c'era stata una pressione demografica molto forte in montagna, che aveva portato a un esbosco generalizzato e a un rischio sempre maggiore di dissesti di tipo idrogeologico. C'erano stati tanti esempi di dissesto idrogeologico. Allora il padre del Club Alpino aveva lanciato una campagna rivolta proprio alla cura della foresta, alla cultura del bosco, a una valorizzazione dell'ambiente naturale e così via. E questo si era tradotto appunto in atti concreti. Però nello statuto del 1800, nel secondo articolo dello statuto del 1863, non c'è scritto tutela dell'ambiente montano, non c'è scritto che il Club Alpino Italiano ha per scopo la tutela dell'ambiente, ma è sottinteso, è implicito, è scontato. Le cose scontate non è che vadano sempre bene, vanno bene quando c'è una cultura condivisa. Quando viene meno una cultura condivisa, allora bisogna esplicitare il messaggio. La cosa sottintesa ha funzionato fino in qualche modo agli anni tra le due guerre, con la fine della seconda guerra mondiale, con l'esplosione del miracolo economico, questo riferimento sottinteso alla coscienza ambientale non funzionava più perché andava esplicitato, perché tra l'altro nel corso della sua storia il Club Alpino ha conosciuto anche forme statutarie diverse. Tenete presente che l'articolo 2 dell'originale del Club Alpino Italiano recitava testualmente: lo scopo del Club Alpino è far conoscere le montagne. Quindi allora c'era un problema di far conoscere le montagne. Le montagne chi è che li conosceva? Farle conoscere a chi non era del posto, ma quelli del posto non andavano in cima alle montagne, non dimentichiamo, perché l'alpinismo è un fenomeno sociale di matrice urbana. Il montanaro non va sulle vette. La conquista della vetta è un prodotto culturale di matrice urbana. Il montanaro va fin dove il terreno è utilizzabile, cioè va fino all'alpeggio, va fino al limite dei ghiaioni.
oppure se è un cacciatore va lungo dei calaroni a caccia degli ungulati, ma non va in cima, perché la cima per secoli è stata un luogo tabù, cioè un luogo avvolto dal mistero, dai divieti religiosi o magici, quindi non dovevi andare perché lassù rischiavi di trovare le streghe, i demoni, la divinità punitiva, eccetera, eccetera. Quindi il Montanaro se ne guardava bene di andare in cima, e poi cosa ci andava a fare? Il concetto del turismo e dell'evasione ricreativa non esisteva mica nella società premoderna, non esisteva, tutto legato al senso d'uso del territorio, quindi assolutamente. Certo che aveva una cultura della cura, perché si preoccupava molto di più di quello che accade oggi, e questa cultura della cura si traduceva in codici normativi anche scritti. Se voi leggete le regole, le carte di regola che disciplinano le vicinanze, le vicinie, le comunità, eccetera, vedete che ci sono delle regole rigidissime, però regole che vengono dal basso, cioè che la comunità accetta e quindi si impegna ad esercitare, eccetera. Con la nascita dello Stato moderno, non essendoci più una struttura sociale di tipo comunitario, ma affermandosi sempre di più una struttura di tipo individualistico, lo Stato deve farsi carico di esercitare l'opera sanzionatoria. E allora, esercitando l'opera sanzionatoria, la norma di tutela viene calata dall'alto. Venendo calata dall'alto, può generare conflitti tra i montanari e i frequentatori della montagna. Questo è il vero problema. È lì che se anche nel Club Alpino negli anni 70-80, quando sono nate le prime commissioni di tutela, eccetera, che si sono generate anche degli scontri, io ricordo bene, parlavamo stasera a cena, scontri tra vecchi soci che non capivano la ratio sottostante a un'esplicitazione di una norma di tutela. Diciamo, abbiamo sempre fatto così, siamo sempre andati a vedere, e quindi il progresso tecnico non è, ma fondamentalmente non c'è la ragione per cui si debba imporre un qualcosa che non è interamente condiviso. Questa è la frattura che si è venuta a creare. Si è venuta a creare perché nel frattempo quella cultura ottocentesca di una tutela sottintesa non è stata poi più portata avanti, perché a partire dallo statuto del 1931 il CAI, per ragioni diverse, ha invocato una strada di tipo tecnico sportivo, dove gli aspetti culturali, scientifici e gli aspetti di tutela sono stati messi in secondo piano, no? Capite? Allora la formulazione statutaria è cambiata in maniera radicale, perché è come il discorso sull'alpinismo, dice, ma il creare una società alpinista, sì, però nello statuto originale non era esplicitata la parola alpinismo, si diceva conoscenza dello studio delle montagne e per favorire le salite, le escursioni e le esplorazioni scientifiche. Questo è il nucleo originario storico io, girando per sezioni, incontravo anche persone non giovanissime che dicevano lo statuto del CAI dice che lo scopo principale è l'alpinismo, no, questa è una riedizione più tardiva che risale allo statuto del 1931, no? Perché l'input era quello di anche alla luce delle competizioni che si stavano così manifestando a livello europeo tra tedeschi, italiani, francesi, svizzeri, eccetera, c'era l'esigenza di rafforzare i muscoli e di dare una connotazione più fortemente tecnicistica, non tecnica, tecnicistica, tecnica è indispensabile, ci vuole. Il tecnicismo è l'ideologia della tecnica, cioè è, detto in termini filosofici, la tecnica che da mezzo diventa fine, però non ci siamo più. Se la tecnica diventa fine e non in mezzo, c'è qualcosa che non funziona. Ecco, con lo statuto del 31 esattamente è accaduto quello, che in mezzo è diventato fine. Capite? Non è mai stata fatta. Io ho avviato un'analisi filologica e culturale dell'evoluzione statutaria. Ma qui c'è stato un salto di paradigma, per cui in mezzo è diventato fine.
Quindi la relazione mezzi fini in qualche modo si è stravolta. A partire dagli anni 50 il nucleo legato all'articolo 1 dello statuto, l'alpinismo, è stato mantenuto e alla luce dell'emergenzialismo ambientale è stata aggiunta la tutela dell'ambiente montano. No? Questo è fondamentalmente il concetto base. La concezione in materia ambientale nel CAI dell'Ottocento e della prima metà del Novecento è una concezione meramente protezionistico-conservazionistica. No? Ecco. Detto questo, è chiaro che noi dobbiamo porci di fronte ai problemi dell'ambiente come di qualsiasi altro problema, non in un'ottica statica, ma in un'ottica processuale dinamica. Perché anche la concezione in materia ambientale, come in materia penistica, è soggetta alle trasformazioni e cambiamenti che la storia impone. Se noi non adottiamo un punto di vista relativo alla situazione, e cioè contestualizzato storicamente, rischiamo di fare delle enunciazioni astratte e retoriche. Allora, i tempi cambiano, come ho detto, rapidamente. Con il vento degli anni 70, l'egemonia della tecnica prende la mano, la montagna diventa la periferia della metropoli, la colonizzazione urbanistica e architettonica della montagna da parte dei modelli urbani diventa dominante. Allora, invece di osservare paesaggi e scenari che richiamano la malga o richiamano, no, il magengo, eccetera, vedo scenari che richiamano invece le periferie urbane, i condomini, le seconde case e quant'altro. Allora, qui che si pone il problema. Mentre i nostri padri fondatori avevano soltanto il problema di porre dei limiti a un uso esasperato della forza motrice nei paesi industrializzati ai piedi delle Alpi, a partire dagli anni 70 invece nasce un problema che è un problema di trasformazione della montagna in una periferia urbana. E la montagna quindi rischia, che cosa? Rischia di cadere in una contrapposizione tra la Disneyland, cioè la Disneylandizzazione, come si suol dire, cioè uno spazio ludico e puramente recreativo da fine settimana o da vacanza da bruciare in tempi brevi, non da vacanza. Vacanza è legata al turismo alpino era quello dei gentleman inglesi che stavano in montagna 2, 3, 4 mesi, non è che facessero il fine settimana, non c'era il weekend, per intenderci, andavano a Zermatt e stavano 4 mesi, no? Ecco, è un altro tipo di turismo che oggi non ci possiamo più permettere. Però quel turismo non era invasivo, era un turismo per teste coronate, era un turismo per una borghesia, no? Molto elitaria, eccetera, ma era un turismo che portava delle ricadute positive ai montanari, in termini economici, portava, ha favorito la crescita e la diffusione della ricettività alberghiera, o di una ricettività che oggi stiamo scoprendo che è quella dell'albergo diffuso. L'albergo diffuso l'hanno inventato i vecchi, non l'abbiamo mica inventati noi. Bisogna avere anche l'umiltà di riconoscere questi concetti. Noi oggi stiamo riscoprendo abitudini che i francesi direbbero d'antan, cioè di una volta. Abitudini d'antan, cioè meno impattanti nei confronti dell'ambiente e del territorio. E poi è chiaro che con gli anni 70 il miracolo economico, il consumismo, eccetera, hanno preso la mano. La speculazione è intervenuta in maniera selvaggia e le montagne sono diventate quelle che sono diventate. Qual è stato? Qual era il rischio originario che oggi noi dobbiamo superare? Il rischio è quello di cadere nel dualismo. Da una parte puoi fare quello che vuoi, cioè la montagna diventa la Disneyland, diventa lo spazio ludico ricreativo, e dall'altra invece diventa il deserto verde. Per cui noi abbiamo una montagna, da una parte non puoi toccare niente, o rischi, oppure assisti a una riconversione in wilderness, in natura selvaggia, che non è, che è il frutto dell'abbandono, fondamentalmente. Cioè la natura si riappropria degli spazi che l'uomo gli ha sottratto. Ma riappropriandosi degli spazi in maniera selvaggia, spezza il rapporto tra spazio aperto e spazio chiuso, tema molto caro agli architetti, agli urbanisti, agli agronomi, eccetera, per cui si riduce in qualche modo la biodiversità, ma soprattutto si uccide il paesaggio.
punto focale. Allora io credo che in questo nuovo decalogo incomincia a filtrare questa idea che bisogna difendere l'ambiente ma in relazione all'uomo, cioè non dell'ambiente in assoluto, perché l'ambiente noi non possiamo declinare in assoluto. Noi viviamo in un territorio come quello europeo, come quello alpino, eccetera, che è un ambiente antropizzato da millenni. Non è uno spazio selvaggio, non antropizzato, è uno spazio che è da millenni antropizzato. Questa antropizzazione, fino alla nascita dell'ambiente della rivoluzione industriale, era in equilibrio tra spazi aperti e spazi chiusi, c'era l'agricoltura, c'era le attività umane, si sono create delle infrastrutture di cui oggi i frequentatori della montagna, i soci si avvalgono, cioè i sentieri, le mulattiere, perché noi utilizziamo dei beni culturali, i sentieri sono beni culturali, non dimentichiamolo, il sentiero è l'eredità di una tradizione di viabilità intramontana, intralpina o intrapenninica, no? Dove i collegamenti tra una valle e l'altra, tra un versante e l'altra, erano molto, molto, molto attivi, molto vivaci. Guardate che i collegamenti, i trasferimenti attraverso le montagne in passato erano molto più accentuati di quando lo siano oggi. La gente si spostava usando percorsi di montagna, non percorsi di pianura. Per andare da ovest a est, da est a ovest, non si passava fino a un certo periodo nella pianura padana, si faceva quello che oggi noi abbiamo riscritto come l'Alta Via, come la via alpina, come le vie transapenniniche. Questo è il problema. Nelle società premoderne le vie di comunicazione passavano sulle terre alte, non passavano sulle terre basse, perché le terre basse erano più insicure da tanti punti di vista, dal punto di vista dell'orientamento, dal punto di vista della sicurezza legata alle acque, no? Alla presenza di paludi, la difficoltà appunto di spostarsi, di muoversi, di tracciare dei percorsi, mentre le montagne, avendo una possibilità di osservare dall'alto il territorio, rendevano paradossalmente più sicuro il percorso, esattamente l'opposto di quello che l'uomo moderno concepisce, cioè l'uomo moderno non concepisce più il percorso d'alta via come percorso sicuro. Perché con l'avvento diciamo della modernità e quindi con la nascita della politica infrastrutturale napoleonica si è cominciato a risalire le montagne seguendo i fondovalle, non più passando sulle creste o scavalcando, no, le montagne attraverso le alte vie. Si è imboccato la strada dei fondovalle, cioè la risalita dei fondovalle. Questo spiega perché i villaggi più antichi delle Alpi e delle Appennini si trovano arroccati o sulle mezze coste, non sui fondovalle. No. Questo è un concetto base dal quale si dà sempre poca attenzione. Invece questo è un concetto che va ripreso. Allora, i tempi oggi sono cambiati, non possiamo più accettare che la montagna venga declinata o da una parte come spazio ludico ricreativo e dall'altra come deserto verde, ma bisogna che la dimensione umana e propria è quella naturale trovino una interrelazione sempre maggiore. E allora qui nasce l'idea, appunto, mi pare che il filo conduttore, il filo rosso che lega tutti i paragrafi del bidecalogo sia una nuova attenzione nei confronti del paesaggio. Non siamo ancora arrivati al punto di un approfondimento e di una introiettamento della lezione del paesaggio, perché diciamo che queste riflessioni sono recentissime. E soltanto a partire dalla Convenzione Europea del Paesaggio dell'anno 2000, firmata a Firenze nel 2000 e recepita nella legislazione italiana nel 2006, quindi 6 anni dopo, perché noi abbiamo sempre in ritardo, come la Convenzione delle Alpi, il protocollo dei trasporti è stato firmato dall'Italia per ultimo. Perché qualcuno pensava che firmando il protocollo della Convenzione delle Alpi non si potessero più costruire strade, all'improvviso non ci si potesse più spostare nello spazio alpino, non è così, no? Ecco. Allora, però questa idea di paesaggio è un'idea che incontra tradizioni diverse, cioè non tutti i popoli
hanno del paesaggio la stessa concezione. Se vi chiedessi cos'è il paesaggio, popoli diversi, culture diverse, etnie diverse, hanno del paesaggio idee diverse. Lo dicevo ancora, cerco sempre di richiamare l'attenzione su questo concetto. La Convenzione del Paesaggio del 2000 cerca di raccogliere le tre grandi tradizioni europee in materia di paesaggio. Quella anglosassone, che privilegia l'aspetto naturalistico, quella germanica o intereuropea, che privilegia l'aspetto dell'interazione natura-cultura, e quella latina, franco-italiana, perché la parola paesaggio deriva dal francese, paysage, cioè visione d'insieme di un territorio. 1497, la parola paesaggio viene coniata nel 1497, poi il Rinascimento con Vasari riprende il concetto di paesaggio, ma la tradizione latina, italiana e francese, declina il paesaggio come una emergenza storico-monumentale artistica. Quindi il paesaggio nella letteratura italiana e nella letteratura francese è considerato il frutto di una tradizione di tipo artistico-monumentale. Nella tradizione anglo-americana il paesaggio viene declinato in una chiave veramente naturalistica, cioè tutta natura, wilderness, britannico e soprattutto americano. Gli americani sono arrivati in un territorio che era wilderness, perché i nativi americani, cioè il pelle rossa, erano in quantità modesta distribuiti sul territorio. A macchia di leopardo formavano delle isole etniche molto circoscritte, no? Con un livello di invasività ambientale ridotto al minimo. E ora il problema non c'era mica, non esisteva il problema del rapporto uomo-natura in termini invasivi. Per cui questa idea della wilderness viene mantenuta in maniera forte, anche se poi gli Stati Uniti diventeranno una grande potenza industriale, economica, eccetera. Però questa idea fondamentalmente rimane, tant'è vero che il primo parco mondiale è Yellowstone, cioè un parco americano. Ma perché si è fatto un parco in America? Perché c'erano le precondizioni territoriali, sociali, culturali per realizzare un parco. Perché anche in Europa prima, in Svezia, in Svizzera, no? Ma in America era molto più facile, perché il conflitto tra popolazioni residenti e tutela era un conflitto che ab origine non esisteva. E allora questa idea comincia a farsi strada, per cui il paesaggio nella tradizione americana, anglo-americana, è considerato soltanto un qualcosa che ha a che fare con la natura, dove uno non c'entra quasi niente, non c'entra quasi per niente. Diversa cosa nella tradizione germanica e mitteleuropea, di cui avete delle ispezioni di paesaggio, ad esempio in Alto Adige, in alcuni cantoni della Svizzera tedesca, nei Rendi austriaci, dove la presenza di insediamenti umani anche a quote alte e la presenza di un'agricoltura di montagna, no, ha fatto sì che l'alternanza tra spazi aperti e spazi chiusi venisse in qualche modo garantita. E poi nelle Alpi, la colonizzazione tedesca a partire dal 1000, soprattutto nelle Alpi centrali e orientali, anche qui, Trevisiano, eccetera, eccetera, dopo un tempo in su, ecco, favoriva attraverso i contratti di insediamento un modello in cui la presenza dell'uomo fosse una presenza che doveva essere rispettosa della natura, ma certamente doveva creare degli spazi aperti. Spazi aperti per cosa? Per garantire l'allevamento del bestiame, l'agricoltura e il controllo dei passi. Questo spiega la ragione per cui in certe zone delle Alpi orientali abbiamo dei buoni paesaggi ancora. Abbiamo dei buoni paesaggi perché dopo mille anni di regole, di tradizioni legate a modelli insediativi in cui i decisori politici creavano incentivi di tipo fiscale e giuridico nei confronti dei coloni di soldatori che venivano emancipati allo stato di uomini liberi, noi nelle Alpi, ripeto, nei libri scolastici e anche molte
libri universitari non si dicono queste cose perché rappresentano campi di ricerca marginali, ma non dimentichiamo che l'Europa dei contadini, l'Europa medievale dei contadini, basta chi ha voglia di approfondire questi concetti, ci sono degli studi fondamentali di Marc Bloch, di Lucien Febvre, la scuola francese dell'Arnard, si è dedicata molto a questo aspetto, no? Dove vengono messi bene in evidenza gli incentivi di tipo fiscale, economico e giuridico che i feudatari, no? Applicavano ai contadini di montagna. Cioè, mentre in pianura c'era la servitù della greba e c'era uno stato di subalternità sociale e culturale nei confronti del potere politico, nelle Alpi c'erano delle sacche di libertà e quindi lo stato giuridico dei contadini di montagna era uno stato giuridico di uomini liberi. Questo è arrivato fino ai tempi recenti. Le tradizioni di autonomia delle regioni alpine arrivano da lì, non arrivano dal raccordo De Gasperi Gruber, arrivano da mille anni di storia, perché in questi mille anni di storia si sono create queste democrazie alpine, ne parla il Carducci a proposito della Carnia, nel Friuli, nella montagna friulana. Queste sono spesso esercitazioni scolastiche che poi si dimenticano. No? Ma se andiamo a ragionare in questi termini, vediamo che no? Quando Carducci cita alcuni paesi della Carnia dove si esercitava la giustizia sotto il grande Tirio o sotto il grande ecco, questi sono spie, no? di analisi sociologica e politologica di estrema importanza, che ci dicono che in montagna c'erano elite sociali che dalle altre parti non c'erano, che si autoregolavano, ecco il concetto di autoregolamentazione, nel senso che non prendevano ordini dallo Stato centrale, ma si autoregolavano su base comunitaria. Allora, se noi applichiamo questo concetto etico-morale nell'ambito di un'associazione, di un sodalizio, allora vediamo che la forza dell'autoregolamentazione, su cui si basa il videcalogo, quindi 10 norme di indirizzo, 10 norme applicative, ha una forza maggiore rispetto a quello che può essere un diktat normativo imposto dall'altro. Perché si era invocata a Brescia questa strada? Perché si era capito che per rendere accettabile una partecipazione consapevole, attiva, non passiva, no? Da parte dei soci, bisognava che si partisse dal basso con forme di autoregolamentazione. Questo è il punto. Tutte, anche la carta di Verona, le tavole di Courmayeur si basano tutte sull'autoregolamentazione. Ma certamente che la regola morale, nel caso di essere dei giuristi o dei filosofi, ma la regola morale ha una forza impositiva maggiore della regola giuridica. Perché la regola giuridica è legata sempre ad una sanzione. Eterosanzione, cioè una sanzione che viene da fuori. Se tu non sei in grado di autoregolamentarti sulla base di una regola morale, allora io, istituzione, ti sanziono. Perché questo c'era anche nelle comunità medievali delle Alpi. Il saltaro, il fenomeno, la figura del saltaro, della guardia campestre, era la figura di uno che sanzionava quei montanari, quei contadini di montagna, quegli allevatori che abusavano, cioè che non rispettavano i limiti che siano autoimposti. Questo è il passaggio cruciale. E cioè il saltaro che andava sulle alpeggi e contava le vacche, il numero delle vacche, nelle maglie, se trovava che una vacca in più rispetto a quella che l'allevatore poteva mantenere nella stabulazione invernale, e quello veniva sanzionato. Cioè, ecco, questa è l'ecologia attiva. Doveva esserci un rapporto direttamente proporzionale tra il bestiale che tu allevavi d'inverno in stalla, col fieno, e il bestiame che portavi a campeggio. Oggi invece cosa assistiamo? Oggi assistiamo, io lo vedo girando per le Alpi, che ci sono anche lucidi che partecipano a bandi europei molto remunerativi, molti soggetti che non hanno i titoli per partecipare. E con i contributi europei si fanno delle operazioni di impoverimento dei pascoli. Vengono portati in montagna sui pascoli delle vacche in asciutta, delle manze, eccetera, no? E vengono abbandonati in uno stato semibrato,
Ora questo, in base alle regole delle vicine medievali, non sarebbe stato possibile. Capite? Perché la speculazione non è solo quella del palazzinaro che fa il grattacielo, no? A Cervinia. Non è solo quella. E anche di colui che fa la speculazione sui pascoli. Questo dobbiamo già saper leggere, perché poi, capite, uno va a fa una gita escursionistica in montagna peggio, vede un bel alpeggio e mucche, magari un po' di evocazione nostalgica, di scampanellamenti e qualcosa, dice, oh, che ambiente bucolico. Invece magari non si rende conto che lì c'è una situazione di sovrappascolo, no? Con tutto quello che implica il quami, e che non è assolutamente ecologicamente corretta. Quindi, mentre quando io vedo il prodotto del palazzinaro, e cioè il condominio devastante, io provo subito un atto di repulsione, se vedo invece su un alpeggio un sovrappasco, non me ne accorgo. Ma siamo comunque sempre in presenza di uno squilibrio di tipo ambientale. Allora, capite queste sono le idee forti, no? Che bisogna perseguire. Ora, l'idea di paesaggio che noi abbiamo recepito nella legislazione italiana fa riferimento, io l'ho scritto nell'introduzione, alla legge Bottai del 1939, ma la legge Bottai va contestualizzata storicamente, perché recepisce un'idea di paesaggio basata sull'estetismo, cioè sull'intuizione estetica, sull'appagamento estetico, che era poi la moda culturale, filosofica degli anni 30, degli anni 20 e 30, no? Che si ispirava a pensatori come Gentile, come Benedetto Croce. Pensate che la legge Garasso si ispira alla filosofia di Benedetto Croce, non si ispira a una filosofia di un'ecologia attiva moderna, è ancora il retaggio di un... Tant'è vero che Garasso è un crociano, uno storico, uno studioso di storia e filosofia di Benedetto Croce. Quindi attenzione, dietro certi atti e dietro certe normazioni legislative c'è una cultura, c'è una filosofia. Questo deve essere molto chiaro. Allora bisogna andare a fondo per vedere quali sono gli aspetti che noi dobbiamo intercettare. La nozione del paesaggio, appunto, della legislazione italiana è legata alla monumentalità e quindi è legata un po' all'idea dei grandi esponenti del Grand Tour, no? Che andavano a Roma a vedere la via dei Fori Imperiali, che andavano a Venezia a vedere, a Firenze, eccetera, eccetera. No, questa era l'idea di paesaggio all'italiana, o giardino all'italiana, ecco. Tutta un'impostazione molto mediata dalla cultura del tempo. La ragione per cui nel 2000 si è arrivati a una ridefinizione della nazione del paesaggio sta nel fatto che a livello europeo noi abbiamo tradizioni diverse. Abbiamo queste tre grandi tradizioni, latina, anglosassone e germanica mentre europea, e bisognava in qualche modo trovare un raccordo, no? Tra questi diversi tipi di idee. Allora io ritengo che la definizione che viene data dalla Convenzione sia molto lungimirante. E dobbiamo partire da quello, magari per un terzo bidecalogo che recepisca queste nuove idee di paesaggio. Allora, l'idea di paesaggio fa un chiaro riferimento all'aspetto etico-morale, cioè è una sorta di autoregolamentazione. Cioè, io non posso essere un fruitore passivo del paesaggio. Cioè, io che abito un determinato territorio, che io abiti Udine, o che abiti Roma, o che abiti il Sauris, dove c'è un bel paesaggio friulano, carnico, eccetera, non cambia niente. Il paesaggio che io vedo attorno a me è il prodotto della comunità che vive, abita, che amministra quel determinato territorio. E allora, questa è la differenza fondamentale rispetto a quello che si pensava in passato. Tutti noi siamo costruttori di paesaggio. Il paesaggio agrario lo costruiscono i contadini, che sono i costruttori di paesaggio, no? C'è un bel saggio di un sociologo svizzero, De Barbieu, dal titolo Montagnard, faiseur du paysage, montagnari costruttori di paesaggio, no?
un aspetto. Oggi si va in questa direzione. La convenzione dice in maniera esplicita che il paesaggio è lo specchio riflettente della comunità che abita un territorio. Allora, qui la relazione uomo-natura diventa centrale. Non è soltanto una natura da contemplare o una natura da preservare in maniera veramente vincolistica. È una natura da curare, e quindi curare la natura vuol dire avere una cultura della cura. Allora, il discorso della responsabilizzazione etico-morale nei confronti dell'ambiente e del paesaggio diventa centrale. Vedete che questa centralità della responsabilità dell'uomo nei confronti della natura attraversa come un filo rosso tutto il nuovo Bidecalco. Attraversa perché laddove, vedete, qui si parla ci sono queste famose due parti, gli indirizzi e le applicazioni, eccetera, ma al punto 1 la montagna è l'area protetta, no? Anche qui il concetto di protezione è chiaro che va contestualizzato col tempo. Io vi citavo il caso dei nostri padri fondatori che promuovevano il rimboschimento. Oggi noi dobbiamo promuovere il diradamento, non il disboscamento, il diradamento. Perché se noi non serviamo gli spazi aperti, quelli che la nomenclatura agrofona vengono chiamati open field, o in francese bocage, se noi non manteniamo gli spazi aperti, la rinaturalizzazione degli spazi ci abbatterà drasticamente la biodiversità e ci porrà di fronte ad un paesaggio omogeneo, uniforme e poco interessante anche dal punto di vista estetico, ma soprattutto dal punto di vista biologico. Il tema della protezione è un tema che si evolve con la storia e con i cambiamenti culturali. Non possiamo adottare un modello valido 100 anni fa oggi, dobbiamo aggiornarlo con i tempi e quindi applicare quella che possiamo definire una etica della situazione. Dobbiamo avere delle antenne nei confronti delle situazioni che si evolvono rapidamente. In materia di parchi, negli anni 70 prevaleva una concezione, soprattutto in quelli nazionali, prevaleva una concezione fortemente vincolistica. Io ricordo benissimo le polemiche strazianti sul Parco del Gran Paradiso, dove c'era una contrapposizione fortissima tra i montanari, ma addirittura tra i soci CAI del territorio e la sede centrale. Perché? Perché? Diciamo, tutti e due siamo dei protezionisti, dei difensori della montagna. Ma qual era il problema? Qual era la base del conflitto? Che della montagna si avevano rappresentazioni diverse. Chi vive in montagna ha una percezione, una rappresentazione della montagna diversa da chi vive in città. Chi vive in città tende a idealizzare l'ambiente, chi ci vive invece lo vive nella quotidianità e quindi in qualche modo si trova, no, per una sorta di condizionamento ambientale a fare i conti giorno per giorno con quello che è la vita e la quotidianità. Allora, qui è un problema di rappresentazione. La rappresentazione è un fatto culturale, non naturale. E quindi, qual è la morale della favola? Che noi antropologi sappiamo bene declinare. È che noi non possiamo fare meno della mediazione culturale. È la mediazione culturale che fa la differenza. Allora, come possiamo trovare un accordo tra chi vive in montagna e chi la frequenta? Attraverso un patto. Un patto che implica una responsabilizzazione degli uni e degli altri. Cioè, nel senso che chi risiede nel territorio di montagna deve capire le ragioni di chi la frequenta, ma chi la frequenta deve capire le ragioni di chi vive, perché altrimenti non si esce dal conflitto. Per anni abbiamo assistito a questo conflitto, io ricordo benissimo, e la filosofia dei parchi è cambiata. Io ricordo i primi anni 70, eccetera, quando andavi in una valle e vedevano che avevi la stemma del CAI e quasi nel bar non ti servivano, no? La birra. Dicevano, voi venite qui a comandare casa nostra. Oggi alcuni comuni, alcuni esponenti di quei comuni che negli anni 70 facevano una guerra senza quartiere nei confronti, oggi sono i primi a chiedere di entrare nell'area parco. Ci sono parecchi casi. Potrei farvi tanti esempi.
Quindi gli stessi che erano stiri hanno cambiato idea. Perché? Perché la filosofia è fondamentalmente cambiata. Perché negli anni 70 c'era una visione vincolistica veramente conservazionistica, non una visione evolutiva, c'era una visione mosaificata. Le filosofie cambiano. La concezione museografica negli anni 70-80 in materia di musei era profondamente diversa da quella di oggi. Oggi l'oggetto museale viene, per essere valorizzato, deve essere contestualizzato, mentre in passato era una semplice esposizione di vetrina dei diversi oggetti museali. Quindi è cambiata questa filosofia, no? Questo dipende certamente dalle trasformazioni in atto, ma da chi ha anche la responsabilità di dirigere queste e di interpretare queste trasformazioni. Allora, voi capite che noi non possiamo sposare una tesi e mantenere, non è problema di incoerenza, è problema di lungimiranza e di capacità interpretativa dei fatti. Allora, il tema di aree protette, chiaramente la protezione è dinamica, non può essere statica. Io parlo sempre di tutela attiva e non di tutela passiva. Quando negli anni 70 c'erano quelle opposizioni, no? Molto viscerali, l'opposizione era nei confronti di una tutela passiva. La tutela attiva deve essere su base negoziale, cioè deve esserci una negoziazione continua tra gli abitanti e i difensori dell'ambiente, perché anche gli abitanti in qualche modo possono diventare artefici e collaboratori della difesa dell'ambiente. È il modo di porsi. E quindi è la mediazione culturale, il problema culturale, ricordatevelo, è sempre così. Poi il territorio e il paesaggio suo, vedete che termine paesaggio, io ho insistito molto che venisse inserito, perché oggi la sfida è questa, la sfida di oggi è questa, perché quando io porto a riflettere sui temi del paesaggio, porto a riflettere sui temi dell'ambiente naturale e dell'uomo, perché se parlo solo di ambiente naturale io escludo una componente fondamentale di quello che invece è un paesaggio storico che noi abbiamo ereditato da secoli di storia, nelle Alpi, negli Appennini, perlomeno nel vecchio continente europeo. Il problema non riguarda marginalmente, no, le montagne rocciose americane, ma riguarda in primis le Alpi e gli Appennini. Questo è il punto focale. E quindi su questo il suolo, certamente, è poi via di comunicazione e trasporti. Sappiamo a Convenzione delle Alpi che c'è la moratoria nei confronti del trasporto su gomma, c'è un incentivo a avviare delle politiche trasportistiche diverse che privilegiano il trasporto su rotaia, e questo è risaputo. Oggi c'è un'attenzione, una percezione diversa, ma in Italia siamo indietro minimo 30 anni rispetto agli altri paesi confinanti. In materia di trasporti di viabilità intraalpina, noi abbiamo smantellato intere infrastrutture su rotaia negli anni 60-70. E purtroppo non siamo ancora immuni da questo, mentre vediamo che nel vicino Alto Adige stanno ricostruendo le linee ferroviarie che erano state smantellate, addirittura adottando il modello svizzero, che era un modello di penetrazione dolce trasportistica nelle montagne, no? Invece noi continuiamo a insistere con il trasporto su merci, eccetera, su gomma, a spostare le stesse merci per girare da nord a sud e da est a ovest. Questo è il vero problema, no? Perché alla base di tutto c'è questo. E quindi anche l'afflusso, l'accesso alla montagna è invasivo, perché vedete il problema, io sono nella fondazione dell'Ovidio Nesco, uno dei problemi cruciali che dovremmo affrontare in tempi brevi è il problema dei passi dolomitici, l'attraversamento dei passi dolomitici. Ognuno ha una soluzione, no? Diversa. Molti pensano che chiudere i passi vuol dire perdere in termini economici, no? I passaggi dei turisti consumatori. Altre posizioni diverse, 5 province, 5 visioni diverse. Voi capite che questa non è la strada giusta. Ci sono i parcheggi sui passi dolomitici che assomigliano di più ai parcheggi urbani metropolitani che non al territorio di montagna. Capite? C'è tutto un uso, una funzione ludica della montagna. L'altro ieri la stampa trentina ha riportato
uno spettacolo di cubiste in un rifugio della Val di Fassa. Cioè, capite che a un certo momento il problema del limite qui non si pone più, cioè il problema del buon gusto anche, no? Ecco, allora, e poi c'è il turismo di montagna. Il turismo di montagna cosa vuol dire? Il turismo di montagna è importante, perché se non ci fosse stato il turismo, alla fine del Settecento, prima dell'Ottocento, la montagna con l'avvento della modernità sarebbe morta definitivamente. Quindi le guide alpine, eccetera, sono stati degli attori, dei promotori del turismo. Ma quale turismo? Oggi la monocultura del turismo non paga più. Non solo non è, ma usiamo pure il termine monetaristico, non paga più. Non paga più. Perché la monocultura dello sci è in via di non dico di estinzione, ma di contrazione. E sapete che la frequentazione turistica della montagna nell'Ottocento, alla fine del Settecento, è una frequentazione estiva. La frequentazione sciistica, invernale, eccetera, inizia nel 1864 a St. Moritz, nell'Engadina, dove una famiglia di albergatori molto furbi, come tutti gli svizzeri, no? Dice, promuove a Londra la frequentazione invernale della montagna, no? Proponendo a questi signori britannici il soggiorno gratuito di più mesi, no? Nel caso in cui si fossero trovati bene e avessero scoperto un modello di vacanza diverso. Gli inglesi pensavano che la montagna di Nervo fosse infrequentabile, fosse invasa dalle brume, dalle nebbie, eccetera, come a Londra. Quando scoprono che c'è il sole, che la neve non è un elemento diciamo, che danneggia la vivibilità, rimangono entusiasti e riparte il turismo invernale. Il turismo invernale ha una data, 1864. Promotori, fratelli Badrut, albergatori di San Lorenzo. E poi da lì. Prima un turismo elitario, poi diventa un turismo di massa, eccetera, fino al punto da diventare monocultura, perché sappiamo benissimo che la frequentazione estiva della montagna per la villeggiatura diminuisce progressivamente, proprio perché si rafforza il polo, la polarizzazione invernale. Oggi non è più così, oggi c'è un ritorno del turismo estivo, ma soprattutto non è questa la soluzione è la destagionalizzazione. Cioè, è un turismo cosiddetto, oggi gli studiosi di sociologia del turismo parlano di turismo esperienziale, cioè un turismo basato su esperienze attive nel territorio di montagna. Tant'è vero che ci sono degli agriturismi che propongono ai clienti di andare a sfacciare i prati insieme con i contadini. In Alto Adige accade, in Austria accade, no? Fattorie turistiche, eccetera. Questa è una forma. Turismo esperienziale vuol dire turismo naturalistico, vuol dire turismo culturale, vuol dire turismo scientifico, eccetera, eccetera. Quindi è una nuova strada, un nuovo percorso. Non parliamo più delle seconde case, le case reali sono state la morte della montagna. La crisi economica ha colpito pesantemente in maniera implacabile il fenomeno delle seconde case. Le località di montagna che registrano la maggiore crisi sono quelle. In Svizzera le otto stazioni dove è interdetto l'accesso alla motorizzazione, alle automobili, sono quelle che hanno registrato i più forti incrementi di turisti negli ultimi anni. Le cosiddette station car free, un auto in tedesco. Sono quelli 8, in Svizzera ci sono 8 stazioni dove non si può andare in automobile, però lì c'è il sistema integrato di trasporti, dove non è neanche più bisogno dell'auto, no? Perché se fai una traversata alpinistica o escursionistica da una valle all'altra, di là non hai cosa c'hai? Hai l'alpin taxi, che è una specie di chiamata, no? Chiamata del mezzo per un escursionista che deve fare una traversata. Quindi si arriva nel posto più impensabile. Noi stiamo diventando, nei tempi geologici, nei cambiamenti,
i nostri sappiamo quali sono. Quindi questa è la prospettiva, è quella del turismo esperienziale. Oggi molti paesi si interrogano su quale. Il turismo destagionalizzato. Chi è che ha vinto, chi è che ha la carta vincente all'interno dell'Alto Adige? Ma perché la carta vincente? Perché in Alto Adige non c'è mai stata la frattura tra agricoltura e turismo. L'uno è in funzione dell'altro. Mentre nelle altre regioni italiane, e in parte anche francesi, c'è stata una dicotomia, una forte lacerazione quasi schizofrenica. No? Questo è un punto centrale. L'agricoltore si considerava un corpo estraneo rispetto al turista. E l'albergatore, il turista, è un corpo estraneo rispetto all'albergatore. Sapete che in Svizzera portano in certe località mucche sotto le finestre degli alberghi. Oppure, mentre da noi si cerca di stare lontano dai vetranai, in alcune località stanno vicini per assaporare il carattere pastorale. E quindi anche qui ritorna al discorso antropologico, perché non è che in assoluto gli odori e i sapori siano uguali per tutti gli uomini. I sapori e gli odori, e quindi l'attrattività dei cibi tradizionali e tipici, sono in funzione della cultura egemone. Questo è il problema, noi siamo animali culturali. Perché noi non mangiamo la carne di cane mentre i cinesi la mangiano? Perché i musulmani non mangiano tutti i popoli semitici e camitici non mangiano la carne di maiale e noi la mangiamo? Allora l'attrattività non è legata a un fatto naturale, è un fatto culturale. Perché, come diceva il grande antropologo Lévi-Strauss, buono da pensare, buono da mangiare. L'attrattività del cibo è legata alla mente, non è legata al corpo. Il corpo prende ordine dalla mente e la mente è colonizzata dalla cultura. E quindi se un cibo è accettato e condiviso da una comunità per ritenuto un buon cibo, allora si mangia volentieri. Allora noi mangiamo la lugana, mangiamo il bel salame, eccetera, eccetera. Ma se io appartengo a un modello culturale diverso, scatta l'esclusione, no? Il cosiddetto tabù alimentare, e non lo mangio, proprio rifiuto, rigetto. Pensate come noi siamo condizionati da fattori culturali. Noi non siamo animali naturali. L'80% del comportamento umano è culturalmente condizionato, a parte i bisogni fondamentali, ma il resto è tutto dipendente da fattori culturali e sociali. E anche qui dobbiamo ragionare su questi temi. Che tipo di ambiente vogliamo? L'ambiente che vogliamo è un ambiente che è culturalmente compatibile con la nostra sensibilità culturale. Purtroppo la sensibilità culturale italiana era di un certo tipo. Fino agli anni 70, eccetera, si voleva in montagna la città, o meglio la periferia, la banlieue, per dire, no? Che è il peggio del peggio. Che è il peggio, generatrice di che cosa? Di vizio, di cosa, no? La banlieue è peggio del... Quindi noi volevamo la banlieue in montagna, Questo è il problema. Oppure l'emulazione dello chalet svizzero o del vito tirolese, no? Cioè queste sono le contraddizioni che ci hanno attraversato. Oggi bisogna imparare a riflettere su queste cose, capire che la posta in gioco è culturale. E quindi la posta in gioco culturale implica un atto morale, come accettare un sistema di regole da noi elaborato e condiviso. E poi, ripeto, il cave miniere, eccetera. Oggi c'è una grande emergenza, non so se è in Friuli, ma io so che c'è una forte richiesta di porre mano, in senso non limitativo ma espansivo, alla norma che disciplina il deflusso minimo vitale delle acque. Voi sapete che dopo i grandi sfruttamenti delle acque delle Alpi non c'è più un fiume naturale, addirittura neanche più un affluente, un ruscello, un torrente. Con la legge sulla produzione, no? Delle centraline, eccetera, non esiste più. È stata fatta da CIPA, è stata fatta una ricerca a tappeto, dove non c'è quasi più niente. Credo che uno dei fiumi più, più,
più rimasti più naturali sia vicino Isozzo, l'altro Isozzo, la parte slovena, capite? Questo è il problema, questo è il problema. Diciamo che il tagliamento è insomma tutto sommato, ma ci sono delle situazioni che alcuni torrenti, fiumi alpini sono diventati delle cloache. Allora, per fronteggiare questa emergenza, il movimento ambientalista, che ha portato a un dibattito che è sfociato poi nella fissazione di limiti di tipo normativo, no? Sul rilascio delle acque, il cosiddetto flusso minimo vitale o deflusso minimo vitale. Oggi c'è di nuovo la lobby dei produttori elettrici che vogliono ridurre il deflusso minimo vitale, cioè ritornare allo status quo ante, cioè alla condizione precedente. È un dibattito che si sta già facendo strada, so che in Trentino ci sono già prese di posizione di un certo tipo, ma questo è un grande rischio. Ora, nessuno vuole mettere in discussione l'uso necessario della forza di caduta delle acque e della produzione dell'energia idroelettrica, che è pulita rispetto ad altre energie e meno pericolosa. Però ci sono dei limiti da rispettare. Il problema è che quando c'è qualcosa che ha delle rese incondizionate, esponenziali, eccetera, cadono i limiti. Cioè c'era stato un atto negoziale di dire stabiliamo, no, fissiamo dei parametri in modo ai quali non si può andare, oggi cominciano a venire messi in discussione, perché si dice c'è più siccità, c'è un cambiamento climatico, ci sono superfici reali, livelli glaciali in fase di contrazione, per cui la produzione di energia elettrica in prospettiva rischia di diminuire. Perché abbiamo dei periodi di grande concentrazione di piogge torrenziali e poi abbiamo lunghi periodi di siccità. Allora questo pregiudica una costante produzione, per cui c'è una richiesta, no, che sta venendo avanti proprio da qualche, non da qualche anno, da qualche mese, no, per rivedere la legge sul deflusso minimo-vitale. Questo è un punto focale, cioè il sistema reticolo idrografico delle montagne è stato profondamente alterato. Voi sapete il delirio degli anni 50, non siamo tanto lontani dal Bayonet. Cioè, abbiamo avuto nella logica di un'economia fordista, no? del primo dopoguerra, abbiamo avuto delle situazioni dove il senso dei limiti non c'era più, e quindi abbiamo avuto Bayonet, abbiamo avuto il Val Camonica, il Val di Scalve con la riga che poi stava nel Trentino, cioè, ci sono state delle situazioni incredibili di migliaia di morti, no? Ecco, perché non basta mai, si vuole sempre di più. Cioè, è l'opposto di quello che era l'idea di economia del montanaro tradizionale. Il montanaro tradizionale non voleva arricchirsi, voleva vivere dignitosamente. Infatti l'economia di autoconsumo della montagna non era un'economia miserabile, era povera ma non miserabile. Ma non neanche da tycoon, da nababbo. E quindi non potevi pensare di diventare un ricco, ma non era nemmeno miserabile. E qui mi conforta quello che scriveva già Vittor Hugo nei Miserabili, credo che il riferimento sia esplicito, quando da Marsiglia va a Parigi, era percorrendo le tappe della rivoluzione francese, quando attraversa le Alpi dice ma qui non sono miserabile. C'è un piccolo codice, una piccola nota nel romanzo di Vittor Hugo. Quando attraversa le Alpi dice qui non ci sono miserabili, c'è gente che vive dignitosamente, certo non si possono considerare degli alto borghesi o dei nobili, ma vivono dignitosamente e hanno una prospettiva di vita accettabile. Allora, questo è il modello, no? Cioè la montagna non è fatta né per arricchirsi ma neanche per diventare miserabile. Tant'è vero che nelle situazioni di crisi economica e finanziaria come la nostra c'è un ritorno di interesse verso la produzione della montagna, un ritorno di interesse verso l'agricoltura di montagna, eccetera, eccetera. Questi sono dati di fatto, sui quali bisogna riflettere. Ma ancora, prima di tutto, bisogna, e qui il problema centrale della
dell'autoregolamentazione qual è? È ritrovare il senso del limite. Oggi l'abbiamo perso. E soprattutto i giovani, le nuove generazioni, non hanno mai conosciuto. Perché nella società dell'opulenza non ci può essere limite. L'imperativo categorico della società dell'opulenza è sfonda ogni limite, viola ogni limite. Il messaggio subliminale, cioè quello che passa senza accorgertene, attraverso la pubblicità, attraverso i media, qual è? Supera il limite in qualsiasi modo, no? E lo stesso l'esistenza dei cosiddetti spot adrenalitici. Gli spot adrenalitici cosa? Quale traguardo può? Quello di superare continuamente il limite. E noi siamo in una società che vuole eliminare il limite. Allora, il limite sappiamo bene che non è eliminabile, lo puoi spostare. L'asticella del limite la si può alzare, ma entro certi termini. Perché se supera quello, la natura ha delle risorse che poi si vendica e quindi produce l'effetto boomerang, cioè ritorce contro chi la viola, viola il limite. Questo è il problema. Allora, la base pedagogico-educativa di un codice di autodeterminazione come questo deve essere quello di insegnare il senso del limite. Noi adulti dobbiamo riscoprirlo, perché lo abbiamo conosciuto. I giovanissimi non l'hanno mai conosciuto. E allora è chiaro che di fronte all'illimitato tutto è possibile. Io credo che l'associazionismo forte, come quello del Bambino e di altre associazioni, debba portare lì, perché è tutto lì il problema. Se vogliamo condensare in una parola quello che è il messaggio di un codice di onore, è proprio quello: recuperare il senso del limite. E questo vale per tutto. La stessa politica venatoria, non è che si possa dire no, un no incondizionato. Perché io ricordo anche lì, invece, i dibattiti all'età della Topalpina, eccetera, la maggior parte dei soci che vivono nelle valli, che vivono in montagna, sono cacciatori. Ma c'è modo e modo di essere cacciatore, capite? C'è modo e modo. Allora, è chiaro che la caccia di oggi non è più la caccia dell'uomo preistorico che abbatteva l'animale per la sopravvivenza. Però è chiaro che ci sono delle situazioni di sovraccarico demografico animale dove si può intervenire. Perché il problema ambientale, ecologico, in senso scientifico, qual è? Il problema della capacità di carico di un territorio, che è incapacita. Il problema ecologico vero è quello. Allora ci sono delle situazioni dove c'è una rottura di carico. Quindi c'è un sovraccarico di determinate specie. Questo vale anche per il mondo vegetale, cattivi rimboschimenti, cattive forestazioni, eccetera, generano sovraccarichi vegetali che non sono compatibili con l'ambiente. Noi dobbiamo cercare un equilibrio. L'equilibrio non si può stabilire in maniera statica, perché è sempre un processo dinamico. E questa è la grande difficoltà, perché se avessimo delle formule per stabilire l'equilibrio, avremmo già risolto il problema dell'intelligenza di capire le trasformazioni. E di trovare un equilibrio omeostatico, un equilibrio dinamico, un equilibrio che in qualche modo ci faccia rimanere sempre sotto l'asticella del limite. Questo è un altro messaggio. Quindi anche sulla politica venatoria non si possono prendere delle posizioni unilaterali, bisogna capire in che situazione ci si trova. Sappiamo benissimo che un certo sovrappopolamento di cinghiali in certe zone, favorito peraltro della azione migratoria, produce dei danni irreversibili all'ambiente. E allora, in quel caso lì, non possiamo stabilire un principio assoluto per cui non si può fare l'abbattimento, altrimenti si possono fare in maniera razionale, come vengono fatti in molti paesi alpini, dove l'equilibrio della fauna c'è, tutto sommato. In Austria, ad esempio, è così. E quindi la scienza non è mai dogmatica. Se la scienza diventa dogmatica, non è più scienza. Quando studiavamo epistemologia, filosofia della scienza, la prima cosa che ci diceva era lezione. La scienza non è una credenza, la scienza è uno strumento di falsificabilità e di verificabilità. Ecco. Allora, se non si entra in questa ottica, non si fa scienza, si fa
una religione camuffata, si fa ideologia. Lo scienziato deve avere sempre una soglia, una capacità critica sempre da tenere alimentata, altrimenti rischia di degenerare in forme di dogmatismo. Questo è il richiamo, e questo è il richiamo che ci viene dalla tradizione del CAI, perché la tradizione è prima scientifica e poi di tutela. Allora la tutela deve essere supportata dall'approccio scientifico. Se la tutela non è supportata dall'approccio scientifico, rischia di diventare una tutela supportata dall'approccio ideologico. Capite? Questo è il punto. Io ho sempre insistito su questo, anche da precedente. Dobbiamo recuperare questo elemento. La base di conoscenza deve essere garantita a tutti i soci, in forma divulgativa, perché devono diventare tutti dei ricercatori. Però la base di conoscenza, di una buona divulgazione, una buona divulgazione scientifica è fondamentale, altrimenti rischiamo delle manipolazioni di tipo dogmatico, di tipo ideologico. E poi appunto fonti di energia rinnovabile, questo è già stato detto, l'agricoltura di montagna è fondamentale. Centrare il tema del paesaggio vuol dire dare valore all'agricoltura di montagna. L'agricoltura di montagna che cos'è? È un modo per mantenere il paesaggio, l'ambiente. L'agricoltura di montagna è un modo per mantenere la qualità della vita, cioè l'agricoltura di montagna deve privilegiare la nicchia qualitativa rispetto alla quantità. È chiaro che quando la montagna, come si è fatto negli anni 70, eccetera, va nella direzione dell'agroindustria e vuole competere con la pianura padana in alcune produzioni o in alcune forme di allevamento, non va bene. Non va bene. Ci sono delle realtà, delle situazioni anche nell'arco alpino con allevamenti con stalloni da 200-250 capi. Ora lasciamo fare quelli di Cremona, di Mantova, della Bassa Padana, eccetera, ma non possiamo portare in montagna. Sempre richiamando l'Alto Adige, in Alto Adige questa attenzione c'è sempre stata. Perché voi sapete che una delle maggiori forze di persuasione nella cultura sudtirolese è quella del Bauernbund, cioè quella della Federazione dei Contadini. E sapete una cosa che mi ha colpito, no? Di un dirigente della Bauernbund sudtirolese, cioè, noi non vogliamo essere chiamati agricoltori, noi vogliamo essere chiamati contadini, che non è la stessa cosa, perché l'agricoltore è la traduzione nel campo dell'agricoltura dell'industria, mentre il contadino è un artigiano. E per la montagna, mentre per la pianura padana va bene l'agricoltore industriale, per la montagna no. E ora voi capite perché, se andate nei masi sudtirolesi, vedete che i capi di bestiame non superano i 40, no? Quando arrivano a 40 vacche è già tanto. Però il mancato guadagno derivante dal numero viene compensato dalla presenza turistica, dalla qualità, dalla presenza turistica e dal ruolo multifunzionale dell'agricoltura di montagna. Qual è il ruolo multifunzionale? Che l'agricoltura di montagna, di certe parti della montagna, della Svizzera tedesca, dell'Alto Adige, è anche un operatore turistico. È anche un piccolo albergatore, perché gestisce forme di agriturismo, gestisce posti di ristoro, che vengono chiamate i house stazioni, stazioni di ristoro, e quindi i redditi si integrano. D'altronde là il contadino di montagna rispetto al contadino di pianura è sempre stato così, magari faceva altre cose, ma ha sempre avuto un ruolo multifunzionale, non monofunzionale. Questo è. E questa lezione che viene dalla storia è attuale, è ancora attuale. Eccoci, poi ovviamente i cambiamenti climatici vanno affrontati anche qui scientificamente. Non voglio fare paragoni, perché non sono un climatologo, ma io mi attengo ai dati storici. Lasciamo stare la preistoria e la protostoria, i cambiamenti, le grandi glaciazioni di Würm, di Ries, eccetera. Ma a livello storico che cosa osserviamo? Osserviamo che nel basso medioevo, tra il 1230 e il 1290, c'è stato un rialzo termico, noto come optimum climatico.
se voi andate a fare a vedere, a consultare, a scattabellare gli archivi delle parrocchie di montagna, no? Perché, sapete che dopo il Concilio di Trento i parroci erano tenuti a redigere il diario giorno per giorno. Allora voi trovate di fronte a descrizioni di estate, di inverni che assomigliano molto a quelli attuali. Perché dopo, a partire dal 600, si scrive: non riusciamo più ad avere l'estate. Quest'anno non sono riuscito a coltivare molto e ad avere l'insalata. Perché ha sempre nevicato e piovuto e le giornate di sole sono state mie. Piccola glaciazione. Nel basso Medioevo, il rialzo termico ha portato all'innalzamento delle cascine di montagna più elevate, o addirittura a insediamenti stabili sopra i 2000 metri. Perché? Perché c'è stato, soprattutto nel XIII secolo, nel 1200, un rialzo termico dell'ordine di grandezza di 0,51 e in alcuni casi 1,50 grado. Allora, questo ha portato a un arretramento dei ghiacciai, a una contrazione dei nevai, quindi non è un fatto nuovo. A un arretramento forte dei ghiacciai e alla costruzione di insediamenti stabili, non stagionali, non estivi, stabili sopra i 2000 metri. Poi c'è stata la piccola glaciazione, molti di questi insediamenti sono stati inghiottiti, ma oggi ne abbiamo 4 insediamenti storici nelle Alpi, che fanno riferimento all'ottimo climatico del 1200. Capite? 4 ne abbiamo. Questo è IUF più alto, il cantone svizzero dei Grigioni, 2186 metri di altitudine. Si coltivavano i cereali, non era dedito soltanto alla produzione foraggera, cereali. Il bosco era a quell'altezza lì, oggi non c'è più, ci sta ritornando. Poi abbiamo l'esempio di tre pale di vigno, 2090 metri. Un insediamento in Valle Nostra, la zona dell'uomo del Sibilano. Maso gelato e la valle di Venti dove c'è la transumanza delle pecore e poi non le Alpi occidentali, se verrà il Delfinato. Ne sono rimasti 4. Questi 4 sono la spia climatica dell'ottimo climatico medievale, quando appunto molti terreni diventano pascoli eccetera eccetera, perché i cambiamenti sono stati anche veloci, certo oggi sono più veloci. Quindi vuol dire che l'economia capitalista ci ha messo del suo, cioè ha prodotto un'accelerazione, ma il cambiamento, a quanto si dice, è più riconducibile a fattori astrofisici e astronomici. La piccola glaciazione è conseguente a un cambiamento astronomico, cioè lo spostamento dell'asse terrestre e alla riduzione delle macchie solari. Quindi abbiamo tutti i dati, eccetera. E anche il cambiamento climatico va relativizzato, cioè va visto nel contesto. E non possiamo fare delle affermazioni di tipo catastrofico o così di tipo di una crescita illimitata. Questo non lo sappiamo quanto durerà. Non possiamo fare disegnare scenari apocalittici. Dobbiamo attenerci ai dati di fatto. I dati di fatto ci dicono che negli ultimi anni, negli ultimi 30, 40, 50 anni, ma già dalla metà dell'Ottocento, quindi il trend termofilo comincia già a metà dell'Ottocento, cioè l'arresto dell'avanzamento dei ghiacciai e l'arretramento comincia già a metà dell'Ottocento. Poi ci sono fasi alterne e oggi perdura con un processo di accelerazione dove evidentemente l'emissione di CO2 è vero, ha un elemento accrescitivo, ma anche questo è tutto da verificare. In materia climatologica ci sono due scuole di pensiero, una che richiama appunto all'influenza della rivoluzione industriale e l'altra invece che fa appello alla ciclicità, all'andamento ciclico climatico. Quindi siamo nel campo delle congetture. E poi politiche per la montagna. Politiche per la montagna, convenzioni e rapporti. Bisogna che i politici di oggi imparino dai politici di ieri. Capite? Questo è il messaggio. Cosa vuol dire che parlano dei politici di ieri? Se non ci fosse stata la scelta politica per la montagna dal 1100 al 1400,
Al contrario non sarebbero mai state abitate, perché prima erano abitate a mezza costa, gli insediamenti non superavano i 1000 metri di altitudine. Oltre ai 1000 metri c'è stata l'azione di una politica del tempo, della feudalità. Gli stessi feudatari che in pianura tenevano i contadini come dei disgraziati, dei servi della vita, che non avevano neanche la libertà di spostarsi da un paese all'altro, in montagna concedevano loro autonomia e libertà. Perché? Perché dovevano essere degli incentivi a restare sul posto, perché dovevano essere incentivi ad andare sul posto, perché quella montagna abitata in alta quota era disabitata. L'abitabilità è stata incentivata da politiche per la montagna che trasformano i servi della gleba in uomini liberi. Questa è stata la moda, che consentono ai contadini, anche se non hanno la proprietà del fondo, ma hanno la proprietà d'uso, l'usufrutto, che possono trasmettere, no, ai loro eredi in maniera perpetua e con un canone immutabile, invariabile. Sostenere questa è la politica della montagna, che ha portato al popolamento delle Alpi e di altri territori di montagna. Questo è. Inutile che andiamo. Allora, queste non sono buone pratiche? Non è che noi dobbiamo inventarci di salapiata le buone pratiche, noi dobbiamo adeguarle ai tempi, aggiornarle, riattualizzarle, rivisitarle. Ma dobbiamo farlo questo. Questa cosa io l'ho detto recentemente in un incontro a Roma al Senato, quando abbiamo presentato la ricerca del Censis sull'andamento del popolamento e dello spopolamento. Ma il messaggio è chiaro. Le politiche della montagna sono rimaste, cioè ti devi creare degli incentivi per, e allora si capisce perché le popolazioni alpine erano educate all'autogoverno. L'autogoverno è una forma di autoregolamentazione. Spesso questo non viene capito, spesso ci sono attacchi all'autonomia, alle forme di autogoverno, eccetera, perché se tu vivi lontano dal territorio montano non capisci i problemi della quotidianità. E quindi se questi fenomeni legati alla crisi economica, di ritorno di giovani alla montagna, in tutto l'arco alpino ci sono molti esempi di questo processo di ritorno, ma se non viene accompagnato da scelte politiche mirate, rischia di essere un atto spontaneistico, cioè rischia di, capite? Di ridursi a, cioè di dare luogo a una retrocessione, cioè i nuovi insediati rischiano di andarsene nuovamente e quindi rischia di essere una nuova sconfitta. Questi processi che sono naturali, strutturali direi, devono essere accompagnati da scelte politiche mirate, altrimenti la vita economica e montagna è sempre stata difficile. Se non ci fossero state incentivi fiscali, giuridici, politici, eccetera, i nostri antenati, i coloni medievali non si sarebbero mai insediati in montagna. Questa è la morale della favola. E quindi è bene che il nostro corpo sociale, i nostri soci sappiano queste cose. E quindi politica di ordine e disciplina, la parte seconda riguarda le strutture, rifugi, bivacchi, capanne, eccetera. Sui rifugi sapete che c'è il dibattito tra architetti, tra scuole diverse di architettura, dove si dice tradizionali o innovativi. Anche qui la polemica è aperta e anche lì non bisogna essere troppo rigidi. Io penso che l'architettura tradizionale del rifugio vada bene nella montagna antropizzata, no? Cioè dove ci sono malti, dove ci sono ricoveri rustici, eccetera. L'altra montagna, la libertà progettuale deve essere sicuramente maggiore, perché il rifugio d'alta montagna è un corpo estraneo, non dialoga col tessuto sociale. Questo è il presupposto. E però certamente vanno gestiti in un certo modo. Quello che è successo in Val di Fassa l'altro giorno, del cubista, credo che non sia un buon esempio di etica della montagna. E poi i sentieri tracciati sui sentieri. Il sentiero è un bene culturale. Io credo che l'impegno più grosso delle sezioni del CRAI sia quello di mantenere i sentieri, perché quelli, i montanari li curavano, perché alla fine di ogni inverno li frenavano, cedevano, eccetera. E quindi deve essere un presidio da mantenere saldo e
di grande valore culturale, appunto. I sentieri sono tracce storico-culturali ineliminabili. Sulle ferrate, sulle vie attrezzate, lì c'è una moratoria. Sapete che il Pino aveva fatto una moratoria tempo fa, salvaguardare quelli di interesse storico, ma non costruire nuove. Perché anche la via ferrata, con tutti, è pur sempre un uso, una fruizione un po' consumistica della montagna. E quindi ci sono alcune che hanno un valore intrinseco, storico, ripeto, ma infrastrutturale, cioè invadere le pareti, le falesie, eccetera, di sentire tracciate di ferrate, diventa una forma di invasione, di artificializzazione esagerata della montagna. Quindi bisogna mantenere questa moratoria. E sul alpinismo e arrampicata sono due cose diverse. Anche qui non bisogna confondere, credo che l'alpinismo classico vada rilanciato come fatto culturale, come diceva Massimo Mira, peraltro ripreso ancora giorni fa, lo diceva che invece da Messner, no? Che a Bolzano, nel suo castello, ha rilasciato un'intervista dicendo: ricordatevi che l'alpinismo è un fatto culturale, non è un fatto sportivo, mentre l'arrampicata è un fatto sportivo. Questo è, cioè, il problema non è di demonizzare nessuno, ma questo è. Però anche un bambino cosa ha fatto? Quando si è trattato di affrontare il problema dell'arrampicata, ha introdotto una distinzione semantica, lessicale, molto chiara. Cioè noi parliamo di arrampicata libera, non di arrampicata sportiva. Perché l'arrampicata sportiva compete alla Federazione Fasi, alla Federazione dell'Arrampicata Sportiva Italiana, che è un'associazione sportiva, e quindi promuove le gare. Mentre l'arrampicata libera è un'altra cosa. L'arrampicata libera è un modo per confrontarsi con la roccia, per migliorare la tecnica, eccetera, eccetera. Ma non ha finalità di tipo sportivo, capite? Perché nella tradizione semantica italiana la parola sport non è intesa come nel mondo anglosassone. Nel mondo anglosassone per sport si intende un'attività libera, no? Eccetera, e ricreativa. Nella tradizione latina, è un po' come la storia della per sport si intende una pratica competitiva e agonistica. È la stessa cosa, eh? Ecco che questa distinzione quindi ha un senso e va mantenuta nelle carte statutarie e regolamentari. E quindi lo stesso per lo sciarpinismo. Lo sciarpinismo è diventato, no? Tutto il dibattito, sciarpinismo di competizione, eccetera. Io non so se ai club alpini, in base alla loro tradizione e alla loro vocazione, il discorso dello sciarpinismo agonistico abbia un senso. Se vuoi diventare una disciplina olimpica, lo diventi pure, ma deve ricadere sotto un'altra paternità, sotto un'altra giurisdizione. Quindi questo diventa importantissimo. L'escursionismo invernale, ma diciamo anche qui, vale il discorso della destagionalizzazione. Cioè la montagna va fatta male ai nostri soci o a chi non lo è ancora, in tutte le sue varietà stagionali. Non può il club alpino privilegiare una polarizzazione stagionale, estate piuttosto che l'inverno, autunno. La montagna va frequentata in tutte le stagioni perché appunto il suo livello di attrattività è garantito. E quindi direi che poi c'è il problema che è emerso, quello della bicicletta, che è emerso recentemente, io mi ricordo i salti montani, anche qui ci sono gli abusi, cioè il problema del limite ritorna dappertutto. Il ciclo escursionismo deve essere una pratica autoregolamentata. Tu non puoi occupare e sentire occupati dall'escursionista, è un problema etico-morale. Allora, il nostro ciclo escursionismo non deve svilupparsi sui sentieri, si deve sviluppare su infrastrutture tradizionali come le mulattiere, come le strade forestali, come le strade militari nelle zone di frontiera, no? Che sono state costruite nella prima e nella seconda guerra mondiale, ma certamente non può entrare in competizione con l'escursionista che va per, perché questo sarebbe veramente stravolgere i principi fondanti del sodalizio. Questo è, e qui certamente i giovani amano molto questo tipo di attività, però se vengono dentro il club alpino, dentro la zona, devono essere indirizzati a una pratica compatibile con i principi etici, e qui devono autoregolamentarsi.
non devono interrompere l'attività se c'è la guardia forestale o il gendarme che vi ferma e fa tornare indietro o vi multa. Devono essere primi a non a scegliere di non andare. Questo mi pare il tema centrale. Lo stesso le grandi manifestazioni, anche lì, le grandi manifestazioni, il numero, la quantità, voi sapete che va spesso a scapito della qualità. Allora le grandi kermesse, le grandi concentrazioni possono provocare degli impatti negativi sulle montagne. Quindi ci sono dei limiti anche qui che non vanno superati. Bene, io direi che alla base di tutto, come è scritto nel punto di 20, c'è l'educazione ambientale. L'educazione ambientale diventa un elemento importantissimo e l'educazione ambientale deve giocare su due fattori. Quello scientifico, senza del quale non si può fare, e quello etico-morale, pedagogico. Io credo che sia ancora attuale lavorare su queste due strade, che poi erano quelle tracciate, no? Quindi non serve quando diceva a Palata di San Roberto, il botanico, che noi non siamo solo scienziati, ma abbiamo una responsabilità educativa e morale. Ecco, dopo 150 anni credo che questo punto fermo sia ancora da mantenere fermo. Per cui il Bidecaud deve essere fatto conoscere, deve essere la base, la dispensa di base dei corsi di formazione e deve essere implementato il più possibile da una consapevolezza da un approfondimento scientifico. Per cui io ritengo che il Comitato Scientifico e la Commissione di Tutela Ambientale devono lavorare sempre più strettamente tra di loro in modo che l'ambientalismo esca da una visione ideologica e diventi invece una pratica vero, scientificamente supportata e condivisa e introiettata. Grazie. Si direbbe avanzata, ma avanzata che era quella dei nostri nonni, su trovare il punto di equilibrio. Ecco, vorrei ricordare che noi qui siamo, mi hai fatto pensare questa sera, siamo noi, in questa nostra piccola regione, la crocevia di tre culture, la slava, la mitteleuropea tedesca e la latina. Questo particolare territorio lo troviamo scritto, io che mi sono occupato di acqua per motivi professionali, nella storia amministrativa delle mappe. Se guardiamo il tavolare tedesco, che ancora vale, il numero di mappa, cioè è censita anche l'acqua. Noi abbiamo la parte degli alveghi e demaniale, non è censita, non ha il numero di mappa. A me è successo di scoprire questo perché di là ho trovato qualche problemino quando si è dovuto chiedere la derivazione delle acque. Bene, l'uso dell'acqua in quei territori era regolato spontaneamente dai proprietari del terreno, dai consorzi vicinali, cioè erano proprietari dell'acqua, non era lo Stato che amministrava il bene comune era condiviso dai proprietari. Dire oggi che su un'acqua i proprietari possono avere la proprietà sull'acqua, legge Galli, sapete, dal periodo fascista del 33 l'acqua è bene dello Stato, ma si è dovuto modificare la normativa perché l'acqua non è stata utilizzata, come dicevi tu, con quello che è il rapporto di equilibrio con tutte le altre risorse, il legname, l'acqua, era tutto di proprietà privata, condiviso e tutto funzionava. Noi abbiamo ancora oggi su questo confine proprio la documentazione di quello che tu ci hai detto, di una cultura che ha mantenuto, certo adesso lì vale il prezzo dell'Italia, no? Però c'è il numero di mappa e non solo, ma è probatorio, cioè nel senso che per noi il catasto non è probatorio,
vizio è un giudice, cioè quello che c'è scritto è proprio ovvio, cioè non c'è bisogno di andare in tribunale, si va a vedere sul pubblico registro e si sa tutto, perché è tutto condiviso, ecco. E ci hai dato anche la spiegazione, dato che è la giornata dell'acqua, su quello che è il grande tema aperto, il deflusso minimo vitale, cioè da una parte noi abbiamo i gas serra, e com'è che possiamo limitare, sapete che la politica energetica nostra, nazionale, è fondata sull'uso dei fossili, noi abbiamo l'80% tra energia importata, tra energia prodotta che deriva adesso più dal gas naturale, ma comunque libera CO2, petrolio, carbone, abbiamo una grossa centrale Campo Falcone, i fossili, e quindi c'è il tema, dice, beh, adesso bisogna sfruttare meglio l'acqua. Tu stasera ce l'hai detto, io non ti faccio, dovevo farti la domanda, ma non te lo faccio perché mi ha già dato la risposta che la presenza dell'uomo, sì, perché l'uso dell'acqua è l'energia che si produce, abbiamo le grandissime centrali, no? le nostre Alpi non è che viene usata dalla popolazione locale, va a terra, cioè va nella rete nazionale e viene sfruttata soprattutto laddove ci sono le industrie energivore. Quindi ti ringrazio che ci hai dato questa sera veramente uno spaccato della storia della società come dovrebbe oggi funzionare. Ti ringrazio. Solo che tu mi hai convocato su un tema che è uno dei miei cavalli di battaglia, soprattutto in questo momento, cioè il tema dei beni comuni. Sì, gli usi civici. Perché gli usi civici e i beni comuni, perché qui è un altro punto, solo che non si può adattare, ci vorrebbe una... Ma oggi si sta scoprendo a livello anche di giurisprudenza amministrativa. Basti pensare al premio Nobel Houston, un Nobel inglese, no? Che ha vinto il premio Nobel per aver fatto uno studio monografico sui commons, cioè sui beni comuni. Allora, i beni comuni fanno parte dell'architettura sociale delle società B. E dal punto di vista degli scenari politici rappresentano quella che alcuni politologi chiamano la terza via. La terza via, cioè, cosa vuol dire la terza via? La terza via tra le due vie opposte, quella del liberismo selvaggio e quindi di una proprietà fine a se stessa che genera speculazione finanziaria e dà scarse ricadute sulla collettività, e quella opposta dello statalismo e quindi del pubblico, non del comunitario. Allora, la natura giuridica di queste è molto diversa, perché i beni collettivi della tradizione alpina sono beni che, la cui funzione è della collettività, che accetta i limiti e le modalità d'uso che sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione. Perché sono le carte di regola, le famose carte di regola. Carlo Cattaneo, sapete chi era? Quando nell'Ottocento queste carte di regola e questo modello comunitario o collettivo viene attaccato dalla nascita dello Stato centralizzato, Carlo Cattaneo, che era un grande federalista, diceva: questo è un modo diverso di possedere. C'è proprio un passaggio scritto di Carlo Cattaneo su economia e società, è un modo diverso di possedere. Perché? Perché è un modo di possedere comunitario, cioè di cui beneficiano tutti i vicini, cioè tutti quelli che fanno parte della comunità, ma un ordinamento giuridico di tipo privatistico, cioè il bene comune è un bene collettivo di diritto privato che ha riparo dagli eccessi sia della privatizzazione, oggi tanto di moda, sia dell'eccesso di pubblicizzazione, cioè l'eccesso di pubblicizzazione genera burocrazia, perché lo statalismo burocratico genera burocrazia. Max Weber, non è che me lo inventi io, il padre delle scienze economiche e sociali, eccetera. La burocrazia è il filtro tra la comunità delle persone che vivono in rapporto faccia a faccia, cioè che si conoscono di persona, e l'istituzione. Chiaramente nelle società dove vige una regolamentazione di tipo comunitario c'è pochissima burocrazia.
andate a vedere nei cantoni svizzeri quanta burocrazia c'è. Quattro leggi chiare, capiscono tutti, dal pastore, l'elevatore, al giureconsulto. Non c'è bisogno di burocrazia, perché c'è appunto un coinvolgimento a livello di autoregolamentazione etica, no? Nella gestione della cosa collettiva. Il pubblico è un'altra cosa, perché il pubblico è in capo allo Stato, non è in capo alla comunità. Quando nelle comunità alpine subentra, soprattutto negli Alpi occidentali, quindi per effetto del modello francese, che diventa poi giacobino e napoleonico, il pubblico sostituisce il collettivo, è chiaro che a quel punto lì le pratiche delle vicinanze, eccetera, saltano. E allora il controllo del territorio non è più della collettività, ma diventa qualcosa che rimanda allo Stato. Allora, questa analisi è importante, perché quando noi discutiamo di parchi, noi dobbiamo anche fare riferimento a quello. Chi è la proprietà? A chi compete la gestione? Vogliamo farlo comunitario o pubblico? E il dibattito sulla terza via oggi è importante, perché il liberismo è in crisi, perché genera mostri, genera un'economia truccata, un'economia virtuale, non è più basata sul lavoro, ma è basata sulla speculazione finanziaria. Lo vediamo come sta andando il mondo. Dall'altra parte c'è un modello pubblicistico statalista che ormai si è esaurito in tutte le sue esemplificazioni storiche. Oggi sta ritornando l'attenzione degli studiosi questo aspetto, che ci riporta indietro da tempo, ma dove è chiaramente la responsabilizzazione è diretta, perché essendo una forma di autoregolamentazione, io sono il primo a doverla rispettare, perché porta anche la mia firma. Quindi non posso invocare l'imposizione di uno stato lontano e impersonale, di quello che Hobbes, il filosofo inglese, chiama il leviatano, cioè il mostro. Il mostro burocratico è qualcosa di impersonale che si impone in base a, no? Dei principi di carattere generale, eccetera. Qui c'è il coinvolgimento delle persone. Tutti ne beneficiano, i limiti vengono rispettati, no? E il problema è. Allora, questo tema del bene comune oggi è molto dibattuto, soprattutto dopo gli studi della Ostrom, eccetera, ma è dibattuto per quanto concerne la questione della gestione dei piccoli territori. Perché sui piccoli territori funziona. Cioè, quando non c'è la mediazione della burocrazia o della tecnocrazia, i problemi si risolvono più facilmente. Si risolvono più facilmente perché vengono partecipati, cioè quelli che chiamano democrazie partecipative. In alcuni cantoni svizzeri c'è ancora il Landesgemeinde, cioè l'assemblea dei capifamiglia, no? Che si ritrovano nel mese di aprile a fare il bilancio dell'anno e decidono, no, le cose da farsi, appendono le delibere nella pubblica piazza, eccetera, e fanno un atto di giuramento, cioè un impegno morale. Ecco, la morale viene prima del diritto, capite? E poi certo viene formalizzata, codificata attraverso altri normativi giuridici, ma il fondamento è morale. Invece l'istituzione moderna, lo Stato moderno, ha rimosso la dimensione morale, perché il fondamento non è più l'etica, ma è il diritto positivo. Allora il diritto positivo non si fonda sull'etica, a differenza della gestione dei beni civici, dei beni comuni, ma si fonda sulla volontà di potenza del politico di turno. E quindi il sistema della governance è un sistema che ha un carattere formale e non sostanziale. Per cui si viene a creare, poi non vado oltre perché altrimenti passa, una forbice tra legalità e legittimità. La legalità è formale, la legittimità è sostanziale. Per cui una comunità può percepire come illegittimo qualcosa che è illegale. Questa esperienza.
tradizione dei consorzi vicinali, delle vicinie, altri interventi? Beh, una domanda volevo fargliela anch'io. Ci ha parlato di educazione, di autoregolamentazione, quindi si parla sulle norme etiche morali, di consapevolezza del limite, e mi chiedevo se c'è e qual è un collegamento con quello che noi facciamo all'interno del CAI, cioè il lavoro volontario, cioè se svolgere la nostra attività all'interno del CAI come volontari, anziché remunerati, laddove questo è possibile, perché in alcuni casi è necessaria una remunerazione per certe competenze, così nel nostro rivolto. Però per parte della nostra attività, l'attività volontaria, ci può aiutare a crescere in questa direzione dell'appropriazione di questa capacità di autoregolamentarci, di porci dei limiti, di fare delle scelte consapevoli nella nostra andare in montagna, nel nostro frequentare la montagna, nel nostro vivere la montagna in generale. Ma dunque, diciamo che, lo dicono le statistiche, l'Italia si basa prevalentemente sul volontariato. Cioè, diciamo, gli atti meglio riusciti sono quelli degli atti al volontariato. Il volontariato ha una carica morale che il rapporto invece di tipo contrattuale non ha. Quindi questa carica morale fa sì che anche le aspettative e le esigenze siano più forti, più alte. Questo è un dato di fatto. Cioè, quando si fa qualcosa per un atto volontario, avendo questo supporto di carattere morale, l'aspettativa della comunità, in questo caso associativa, è maggiore rispetto a quella che si aspetterebbe da chi svolge un'attività di tipo professionale. Io ho verificato tutte le incarichi che ho svolto all'interno del sodalizio. Cioè, questa carica, questa aspettativa, questa voglia di coerenza, ecco, è un qualcosa che dal volontario ti aspetti ed esigi, non solo ti aspetti, esigi di più rispetto a chi volontario non è. Ora, il volontariato non bisogna essere degli idealisti neanche in questo, perché nel gruppo c'era stato dibattito, no? Se deve essere tutto. Diciamo l'aspetto associativo è legato ai principi, non all'organizzazione. L'organizzazione può essere, anzi forse deve essere, professionalizzante, ma quello che attiene alla spinta, alle motivazioni, all'attività sociale, deve essere rigorosamente volontaristico, perché altrimenti rischiano di impoverirsi i valori fondativi. Cioè, questo è chiarissimo. Se venisse trasformato in un'azione di tipo non volontaristico, e chiaramente si perderebbe molte delle motivazioni e tutto verrebbe in qualche modo finalizzato degli scopi, no? Ecco. Altra cosa è, siccome abbiamo i piedi per terra e non è, in una società complessa come l'attuale, dove sono richieste delle professionalità particolari, soprattutto nel campo della organizzazione, è chiaro che anche alcuni aspetti del sodalizio possono essere demandati a delle professionalità, no? Io ho sempre parlato di volontariato professionale e non professionistico, no? E quindi il volontariato non deve essere dilettantistico, deve essere professionale, anche se non professionistico. Quindi il livello di chi svolge il volontariato deve essere pari o superiore a quello professionale. È chiaro che ha dei limiti, perché svolgendosi in un ambito volontaristico è chiaro che non possono scattare degli obblighi, no? Ecco, perché ci sono. Però questo è il problema. È il volontariato professionale. Nella società di oggi, la società complessa, deve esserci una grossa professionalità, altrimenti non si va da nessuna parte, altrimenti si diventa una delle tante associazioni dilettantistiche, veramente dilettantistiche. E questo non può essere, perché quando un sodalizio si impegna a operare in questi ambiti che richiedono un'ampia professionalità e ha come interlocutore i decisori politici, gli amministratori, eccetera, non può
portare questo tipo di problematiche così per sentito dire o per una serie, con i veri bassi di approssimazione. Questo deve essere fondamentale. Quindi credo che bisogna conservare il nucleo duro, lo zoccolo duro al volontariato, proprio perché è portatore di valori morali, e lasciare una parte, no? Che è quella che deve garantire la continuità, no? Anche per chi, essendo volontario, non può dedicare il 100% del proprio tempo per assolvere i compiti che sono più specificamente di carattere burocratico istituzionale. Questo è una distinzione che va fatta, però deve essere minimo, cioè una parte minimale rispetto a tutto il resto. Ma l'azione educativa non può essere demandata a... deve essere qualcosa di volontario, di volontaristico, ma di un volontariato professionale. Quindi il perfezionamento continuo, l'aggiornamento in materia legislativa e così via. E questo è. D'altronde, ripeto, anche le origini del CAI era fondamentalmente così. Non era formato da dilettanti a cui piaceva andare a farsi un giro in montagna. Era formato da professionisti della scienza, no? Che svolgevano le loro attività nelle istituzioni accademiche, nelle istituzioni scientifiche, e poi portavano quel loro tipo di competenze nell'ambito associativo. Questo era fondamentalmente. Certamente poi con la trasformazione del CAI in un'associazione di massa, il rischio era quello che chiaramente certi livelli professionali di allora non potevano più essere mantenuti. Però oggi io vedo un'inversione di tendenza, cioè c'è un buon livello di volontariato professionale che fa le cose come devono essere fatte, quindi è anche ascoltato i tavoli di concertazione, i tavoli di confronto eccetera, e così via. Dobbiamo uscire però dalla retorica della montagna, questo deve essere, perché la montagna va vista, letta, interpretata per quello che è, in base coi piedi per terra, in base alle reti. Poi il fatto di appagarci è un altro discorso, ma l'idealizzazione è altra cosa. L'idealizzazione vuol dire sfocare i problemi reali, concreti, e dare una rappresentazione che non corrisponde alla realtà. Questo non va bene. Questo non va bene. Devono essere corrette certe tendenze che io rilevavo anche in passato, eccetera. Però questo si fa attraverso un'azione formativa. Informativa e formativa, che non sono la stessa cosa. Bisogna lavorare sui due versanti. Informativa, cioè trasmissione delle conoscenze. Informativa è trasmissione delle conoscenze. Formativa invece è come? Formativa è la parte. La base, io devo sapere cosa vuol dire il rilascio minimo vitale di un flusso di fiume. Ma la parte formativa attiene all'aspetto etico-pedagogico. Quella informativa tecnico-scientifica. Non so se... Libero di scusare. Però in ambito CAI la burocrazia purtroppo è sempre rinnovata. Perché se l'articolo 1 io l'estendo a promuovere conoscenza montagna, non solo perché la conosco io, ma per farla conoscere come divulgazione, e io o Antonio per andare a divulgarla in altre associazioni con caratteristiche similari, dobbiamo chiedere autorizzazione al presidente centrale, nel caso mio Cervi, l'attività di divulgazione deve essere svolta nell'ambito del CAI. Non è il massimo, ecco. Devo chiedere autorizzazione al presidente del Comitato Scientifico Centrale per poter andare all'università di terza età o una prologo o una del genere. Quindi burocrazia. No, quello non è proprio burocrazia. Burocrazia è cioè, il fatto che l'organizzazione si è informata su quello che fa in periferia, diciamo, sul territorio, eccetera. Questo è giusto, perché altrimenti ognuno fa c'è il rischio che ognuno sarà. Ma si può chiedere l'autorizzazione. Sì. Il problema è che il tuo bambino ha rafforzato, questo va detto, che aveva anche origine, però ha rafforzato certi aspetti di tipo burocratico. Cioè, perché? Per quale ragione? Perché fondamentalmente è un ente un po' particolare, no?
cioè la natura giuridica del CAI, sapete qual è, quindi è una ente, diciamo, ambivalente, per cui ha una struttura pubblica che deriva di forza del fatto di essere un ente di diritto pubblico, pur a base associativa, ma sempre ente di diritto pubblico, quindi soggetto a determinate leggi, eccetera. Poi certamente anche noi ci mettiamo anche del nostro, perché ho notato che anche molti nostri dirigenti, eccetera, hanno una predisposizione burocratica molto forte. Questo è il problema. Allora io nel mio piccolo ho cercato all'inizio di mettere mano a dei correttivi, cioè a ridurre il peso burocratico, perché innanzitutto dando l'esempio, io credo di non aver mai fatto azioni di burocrazia, però certamente ci sono. Molti di noi talvolta portano nel sodalizio esperienze professionali nell'ambito della pubblica amministrazione o nell'ambito di diversi enti dove svolgono funzioni burocratiche. Quindi è chiaro che questo è il rischio, no? Siamo esseri umani, eccetera. Io ho sempre predicato di alleggerire questa tendenza alla burocratizzazione. E adesso non so come stiano le cose, perché non sono più addetto in gambe, però penso che è un problema di mentalità, cioè le regole ci sono, eccetera. Poi certe volte le complichiamo, invece basterebbe semplificare la natura. Chiaramente un ordinamento, un regolamento ci vuole, cioè la regolamentazione ci vuole. Non bisogna innamorarsi troppo del regolamento, bisogna innamorarsi più dello statuto che del regolamento, perché il regolamento è la traduzione, poi quello dipende da noi, invece lo statuto sono i fondamentali, cioè sono i principi fondativi. Noi dovremmo dedicare più, io non sono riuscito a portare a termine la revisione dello statuto, soprattutto dell'articolo 1, perché il mio intendimento era quello non di riportare meccanicamente quello che era l'articolo 2 del 1863, ma di avvicinarci se volto. Perché quel tipo di messaggio non è un messaggio datato da un'epoca circoscritta, ma è valido oggi più che mai. Cioè, portare l'attenzione sugli aspetti conoscitivi, sugli aspetti di informazione, eccetera, è più attuale che mai. Anzi, ce n'è più bisogno dei tempi dei padri fondatori, perché i padri fondatori avevano tutti una base scientifica, conoscitiva, non avevano bisogno di fare il corso del comitato scientifico, capite? Non è che San Roberto o Gagliardone, eccetera, avessero bisogno di queste cose qui, erano gente che aveva una base scientifica già, e quindi si dava per scontato. Oggi invece, da quando il Comitato Alpino è diventato una situazione di massa, quindi allargata a diverse fasce di popolazione, c'è più bisogno di dare informazione e formazione. E quindi su questo bisogna lavorare. Però bisogna, diciamo, essere più aderenti allo statuto che al regolamento. Il regolamento deve essere dettato dal buon senso, cioè dall'applicazione dei principi generali dello statuto. Ma lo statuto va aggiornato con la trasformazione dei tempi, è stato fatto con l'aggiunta della tutela dell'ambiente che non era esplicitata. Vedete, la non conoscenza, non dico dei tempi in cui è stato introdotto quel evento, molti dei pensanti dicevano: ma che senso ha? Non c'è mai stato. Cioè, questo è, io me lo ricordo benissimo, cioè, non c'è mai stato. E quindi, allora, un'affermazione del genere implica una non conoscenza, no? Vuol dire, questo è. Però lo stesso discorso me lo trovo quando si dice: ma allora la conoscenza al primo posto, noi siamo una società alpinistica. No, ma questo è l'altro discorso che ti trovi a dover fare di fronte a certi soci, eccetera. Non è così, non è così, perché noi abbiamo l'alpinismo come primo, l'ho sentito dire mille volte, e ho detto: no, ce l'abbiamo dal 1931. Quello era, il prima c'era la conoscenza in funzione dell'alpinismo, dell'escursionismo, dell'esplorazione. Questo era. Allora, il problema è di ribaltare. Io non posso
praticare l'alpinismo, l'escursionismo, se non ho conoscenze di tipo scientifico, se non ho conoscenze di tipo culturale, se non ho un impegno etico di un certo tipo, se non ho una sensibilità ambientale. Questo è. Questi sono i presupposti. I presupposti che vanno preesplicitati. Altrimenti non vedo quale differenza passa tra il CAI e la fase. O tra il CAI e la fisica. Perché allora a quel punto lì cadono, no? Capite che se noi non esplicitiamo queste distinzioni, allora uno vale l'altro. Non capisci più perché uno deve iscriversi alla fase o alla fisica o non alla CAI o viceversa. Non so se sono stato chiaro. Volevo solo aggiungere questo, che anche per il tuo intervento alcune cose stanno decisamente cambiando anche a livello di club alpino italiano, sia come circolazione interna, quindi diciamo tra i vari componenti, e tra i vari componenti parliamo per esempio le varie commissioni centrali, e in atto un percorso legato proprio a fare in modo che cresca questo coordinamento tra le commissioni. A livello centrale c'è proprio oramai un coordinamento DCO, tra l'altro anche adesso gestito attraverso una funzionalità legata al regolamento. Circolazione interna però anche tra consiglio centrale, cioè tra il vertice, i gruppi regionali che assumono sempre un ruolo più pragmatico, più diretto, più di riferimento, e poi le sezioni e quindi poi i soci. Per cui questo diciamo sta evolvendo. Attraverso che cosa? Però poi anche una circolazione delle buone pratiche, cioè la portata del bidecavo sta anche a sottolineare quando il club alpino italiano poi riesca a vedere le cose anche da lontano, come antesignano, perché pensare che nell'81 tante associazioni non c'erano ancora, ma il club alpino italiano si era già posto una riflessione, un problema, come risolvere alcune difficoltà, è notevole. Attualmente cosa sta venendo fuori, anche in base a quello che ci ha detto Annibale qua, Annibale Sanza? Che anche qui prendiamo più consapevolezza anche del limite fisico della montagna, perché poi in effetti noi alla fine siamo arroccati sulla montagna, noi vediamo quello, insomma vediamo la montagna al mattino, al pomeriggio, la sera, ci andiamo anche a dormire insieme. La montagna oramai non ce la fa più da sola, non riesce più a difendersi, allora c'è anche gioco forza questa necessità di attenzione ad ampliare gli orizzonti, ampliare anche la visione. Ecco il discorso anche montagna, mare, queste circuitazioni o quello che poi rappresenta, perché c'è cioè, una necessità di fondo oramai, allora ecco che il club alpino italiano si apre anche all'esterno con dialoghi altri. Fino a qualche anno fa era difficile anche dialogare con i parchi, e noi abbiamo tantissimi parchi che poi riverberano le situazioni in montagna, e anche lì il CAI era arroccato. Adesso invece si apre, si è aperto proprio uno scenario nuovo di dialogo e di discorso, perché poi è diventato tutto più complesso. Noi abbiamo anche qui assistito alla riflessione sui beni comuni, sulle comunanze, sul piccolo che può essere gestito in un determinato modo, ma oggi incide tutto ciò che è fuori, cioè non c'è più diciamo questa possibilità impermeabilizzante di un certo strato, la montagna non è più protetta, non è più autotutelata, allora c'è necessità proprio di questo cambiamento e di un livello di attenzione altro, per cui si è parlato per molti anni di cittadinanza attiva, adesso è necessaria proprio anche questa cittadinanza scientifica. Ecco perché noi per esempio il 1° di aprile ci incontriamo come Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano col Comitato Scientifico, pensate, alla prima volta che accade, una riunione dedicata solo al dialogo tra queste due componenti, non una situazione così di appendice, proprio dire vediamo cosa o che cosa. Certo, poi non è semplice, perché si è anche pressato, anche il comitato scientifico ha tante responsabilità, tanti progetti, e oggi quello del volontariato professionale diventa determinante. Per cui esistono due piani, un piano all'interno del club alpino italiano che sta evolvendo, un piano esterno che è molto molto pressante, pensiamo all'inquinamento, che c'è a tutti i livelli, pensiamo anche al consumo del suolo, per cui il piano esterno viene affrontato, nel piano interno sta lievitando. E per questo piano interno cosa vedo io come che potrebbe essere un elemento importante riconducibile nei soci? Il valore delle sezioni, cioè le sezioni che si aprono proprio come luogo di riferimento. Non c'è più la montagna solo come fruizione, ma c'è anche la città, c'è il paese, il luogo dove c'è la sezione. Una volta le sezioni erano i luoghi più importanti. Se noi facciamo riferimenti storici, l'altro giorno ho visto
leggendo proprio del Frescito che è stato sulla Pesanella per dire come prima salita, ma il Frescito, lo stesso Frescito è venuto giù in Abruzzo e è salito sul Gran Sasso. Beh, pensate, dove andava a chiedere informazioni? Nella sezione del Club Alpino Italiano. Oggi recuperare anche un ruolo cittadino, proprio di dimensione fisica, perché non c'è più un confine così netto, è fondamentale. Allora, nell'immaginario, così come nel rifugio c'è lo scaffale ambiente, va pensato proprio il ruolo della sezione, di tutte queste sezioni capillarmente presenti sul territorio, che ridiventano porte davvero di accesso a montagne e luoghi dove la cultura, la natura, la scienza, l'ambiente si saldano insieme. Ecco, io credo molto in questa capillarità e fare in modo che anche noi, per esempio, come struttura della Commissione Centrale Italiana, ci stiamo ponendo un obiettivo: arrivare a fare in modo che questa comunicazione tra le persone ci sia in ogni sezione, perché in ogni sezione ci sono soci interessati e sensibili, e bisogna fare in modo che addirittura crescano di più, ma in modo naturale, cioè senza alchimia o senza aggiungere poi come dire, pressioni dall'alto, ma in modo spontaneo. E attivando questa circuitazione non sarà più un problema incontrare l'anziano, il giovane, l'altro, ma viene in modo naturale, perché diffondere meglio quello che il Club Alpino Italiano fa è importante. Ci sono altre riflessioni, io vorrei io desidero ringraziare a nome della Società Alpina Friulana, del CAI del Friuli Venezia Giulia, della Commissione per l'Ambiente Montano Centrale e anche la Commissione Interregionale del Veneto Friuli Venezia Giulia. Credo di poterlo fare anche a nome vostro, certamente a nome mio, professore Salsa, e innanzitutto per la sua disponibilità ad essere qui con noi a parlarci di queste importanti tematiche, per averci fatto conoscere più e meglio il caso del nostro codice di autoregolamentazione, e dico anche per averci fatto conoscere più e meglio le nostre montagne, i territori montani, che sono frutto di una relazione tra natura e uomo. E se è una relazione tra esseri viventi, la natura e l'uomo, non può che dar luogo ad un essere vivente che necessita anche delle nostre cure. E vorrei anche ringraziare le tante persone, perché sono veramente tante, che hanno contribuito alla realizzazione di questa bella serata, e dire che il fare assieme consente di ottenere bei risultati, più che no, il fasino di persone di più. E quindi ringrazio, non cito nessuno perché sono certa di dimenticarmi qualcuno, quindi ringrazio tutti, ringrazio di nuovo il professor Salsa, ringrazio voi per la partecipazione. Grazie.